Ciao a tutti, eccoci alla seconda sessione di questa campagna di Monster Hearts 2, chiamata Silverdale, dal nome del paese in cui la scuola sorge. E, una campagna che vede come protagonisti un mortale, Simon, un fatato Orlando e una neostrega, Samantha. Che cosa è successo nella puntata precedente? Allora, la sessione si è aperta con l'arrivo in classe dei nostri tre protagonisti, anche se subito sono successe un sacco di cose. Fondamentalmente Simon è ancora innamorato della sua ex, Irina, che però adesso sta con Josh, e loro erano in classe e fondamentalmente stavano limonando durissimo. E Mark, che è fondamentalmente il miglior amico di Simon, voleva intervenire per fare in modo che non si trovassero proprio con la lingua attaccata quando entrava Simon. Quindi si è alzato per impedire a Simon di entrare, per distrarlo, ma ha incrociato sulla porta Becca, che è la pettegola della classe, e ha messo in giro la voce che tra Mark e Simon c'era una storia. Nel frattempo Samantha ha il sospetto che Drake, che è un tizio che fa molto l'amicone ma va abbastanza male a scuola e suona la tromba nella banda del liceo, sia anche lui una strega. Infatti l'ha visto tipo scrivere sul suo diario dei sigilli che per lei sono arcani, anche se la magia di Samantha è completamente diversa perché lei l'ha imparata su Tumblr. Lei parla un po' con Drake, sbircia sul suo diario e vede che sta scrivendo un incantesimo che le sembra sia un incantesimo di amore per farla innamorare di Josh. Allora fondamentalmente glielo ruba quando Drake è distratto da una cosa che sta succedendo a Orlando e se lo intasca per studiarlo meglio. A Orlando sta succedendo che è entrato in classe anche Nathan, il portiere della squadra di pallanuoto, dove gioca anche Josh, che infatti è l'atleta della classe. E Nathan si diverte a bulleggiare Orlando e quelli più deboli di lui, o apparentemente più deboli di lui, tant'è che Orlando è talmente abituato che quando ha visto Jeremy, che è un po' il teppista della classe, picchiare Arthur, che invece è il figlio di papà, ha avvicinato Jeremy e ha detto: io tengo la bocca chiusa ma tu mi devi difendere la prossima volta che mi danno rogne. Orlando, che si aspetta che Nathan intervenga, affronta Nathan a muso duro. Nathan, Jeremy però si fa i cazzi suoi e Nathan fondamentalmente spacca il naso sul banco a Orlando, che infatti va da Jeremy dicendo: ma noi dovevamo un patto, e si fa poi accompagnare da Simon in infermeria prima che inizi la lezione. Nel frattempo Samantha, tra un intervallo e l'altro fra le lezioni, studia il diario e ricopia quello che è l'incantesimo, anche se vede che c'è bisogno di una gran quantità di sangue umano, e peraltro versato fresco, non da sacche di sangue, per farlo funzionare. Quindi purtroppo non potrà farlo funzionare così da un momento all'altro. A pausa pranzo Orlando avvicina Dorothy, con cui aveva parlato anche prima in classe, che è la spacciatrice della classe, e scopre che Jeremy deve un sacco di soldi a Dorothy, ma le ha detto che ha un metodo, ha un modo per averli. E quindi Orlando dice a Dorothy che anche lui c'ha un contenzioso con Jeremy, ma aspetteranno a vedere se effettivamente troverà i soldi oppure no. Intanto, durante la pausa pranzo, Irina avvicina Simon, un po' preoccupata, e gli dà appuntamento dopo le lezioni nel pub vicino alla scuola. Intanto, prima di andare a lezione di letteratura inglese, Samantha incontra Mark fuori dalla classe, e anche Mark dà lei appuntamento per un favore che deve chiederle fuori, cioè, dopo le lezioni. Mentre invece Samantha riconsegna il diario a Drake, facendo finta che gliel'era caduto, e Drake non sospetta di nulla, anzi la ringrazia. Finite le lezioni, Simon e Orlando vanno a fare una passeggiata vicino al fiume,
in un parco poco lontano dalla scuola. Tra l'altro è tutto innevato, visto che siamo a inizio inverno, e Simon un po' parla con Orlando della sua situazione con Irina. Orlando però non fa in tempo a rispondere, che sbucano Nathan con due suoi amici della squadra di pallanuoto che vogliono bulleggiare ancora Orlando, come se non avesse avuto abbastanza. Anche se Nathan dice in faccia a Simon: tu non ti mischiare, perché Josh mi ha detto espressamente di non toccarti. Mentre erano in infermeria, Simon e Orlando avevano fatto un patto e Simon gli ha promesso che lo avrebbe aiutato. E questa volta Simon cerca di aiutare Orlando, non come Jeremy. Ma Nathan è più forte, e allora dice: vabbè, sti cazzi, quello che mi ha detto Josh. Lo prende e lo butta nel fiume. Nel frattempo Orlando però riesce a scappare, nascondersi nella vegetazione. Simon, infreddolito, esce dal fiume e cerca di andare con tutte le sue forze al pub per riscaldarsi, per trovare Irina, visto che l'appuntamento era vicino, mentre Orlando, scappando e nascondendosi dai bulli che non lo trovano, incappa in una radice e dall'albero sbuca la faccia di suo padre Oberon, che sta in Arcadia, il regno delle fate. Contemporaneamente, a scuola, dopo le lezioni, Samantha incontra effettivamente Mark. E Mark le dice: guarda, devo chiederti una cosa che so che ti suonerà strana. Dobbiamo fare finta di stare insieme. Samantha chiaramente non se lo aspettava e fa pratica su Mark usando i suoi poteri da strega appena imparati su Tumblr per fondamentalmente obbligarlo a dire la verità. Se lui proverà a mentire, sentirà un forte mal di testa, dei suoni di campanelli fortissimi nella testa, e se continuerà a mentire potrebbe stare male, anche se l'incantesimo un po' le sfugge di mano, e quindi facendo questo incantesimo un po' lo incalza e scopre che Mark effettivamente prova dei sentimenti per qualcuno in classe, e quindi è ovvio che lui li vuole nascondere fingendosi di stare insieme a Samantha, e Samantha decide di accettare, perché comunque potrebbe esserle utile. Anche se alla fine Mark scappa via perché si rende conto che sta dicendo la verità su cose che non voleva dire, e quindi scappa via un po' terrorizzato. Tra l'altro, in classe erano tutti presenti tranne Mary, che è proprio una delle amiche di Samantha, o ex amiche, quando erano alle medie. Poi, quando Samantha ha preso il suo percorso goth, metal, slash emo, si sono un po' perse di vista, anche se comunque c'è questa vecchia amicizia che un pochettino è ancora un po' su di loro, non risolta. E Mary non c'è, tra l'altro che Orlando aveva bisogno di copiare i compiti di matematica da lei, e invece non si è presentata. Un po' strano, perché Mary è molto secchiona e non manca praticamente mai. Orlando invece nel bosco parla con suo padre Oberon, che ha fatto un patto con una madre mortale e ha scambiato il giovane Orlando con il figlio Changeling, quindi, di questa donna, e lo ha cresciuto come suo figlio, relegando il figlio vero nel mondo dei mortali. Orlando si lamenta quindi un po' col padre, visto che ha sempre avuto questo rapporto di odio verso il padre che ha fatto questa cosa, e Oberon si spazientisce e gli dice: vabbè, ho una cosa da chiederti, devi portarmi qua la più bella della classe, che è Grace, che è una molto timida, però è indiscutibilmente, secondo il parere di tutti, la più bella della classe, e non se la tira neanche troppo, però. Se non lo farà entro tre notti, Oberon farà in modo di che ci saranno delle conseguenze pesanti su Orlando, minaccia di farlo catturare e tenerlo per qualche migliaio di anni nelle segrete del suo palazzo ad Arcadia. Intanto Simon arriva al pub, dove trova effettivamente Irina. Si mettono a parlare. Irina non riesce a togliersi dalla testa quello che Becca va in giro a dire, cioè che lui è gay in realtà.
e quindi lo incalza su questo argomento. E Simon non sa bene che dire a parte negare. Irina però poi va in panico quando vede Rebecca che sta arrivando lì, nel pub. Dice, ma non doveva essere qua. Quindi prende fondamentalmente per mano Simon e va a nascondersi nel bagno del locale. Simon la segue. Sono lì dentro, in questo silenzio un po' imbarazzante. Decidono che per scappare Irina uscirà da una finestra in alto sul bagno. Quindi Simon si mette per fare tipo da gradino. Irina però in un impeto di passione si mette a baciarlo e vorrebbe anche andare oltre, però Simon la ferma, limitandosi a baciarla e poi facendola scappare. Molto segnato da quello che è successo, però, ovviamente. E direi che non c'è altro, giusto? Volete aggiungere qualcosa che mi sono dimenticato? No, no, sei stato Ah. molto esaustivo, quindi per me c'è tutto. Ok. Fondamentalmente è pomeriggio. Samantha, tu come passi il tuo pomeriggio dopo che hai avuto questa conversazione con Mark? Io ho avuto alcune delle risposte che cercavo, ho diciamo scoperto quelle cose che non volevo nemmeno scoprire, nel senso non mi balenava per la testa che Mark volesse fare tutta questa cosa. E sono molto pensierosa e mi avvio come di mio solito a casa della zia Trudy, che abita vicino alla scuola, sono circa un quarto d'ora, 20 minuti a piedi, e rifletto su come posso utilizzare le informazioni che ho ora su Mark per, diciamo, plasmarlo, plagiarlo e fare in modo che faccia quello che voglio io. E mi sento un po' in colpa perché quello che voglio io è che lui mi si sveni davanti per poter fare l'incantesimo di sangue. Però sto cercando di soppesare i pro e i contro di tutta questa situazione. Ok, tu arrivi a casa di Gertrude, zia Trudy, che sta cercando di catturare dei gatti che sono tipo, si sono ficcati nel camino, una cosa del genere. E appena entra ti accoglie calorosamente e ti dice: Oh caro, ho preparato la torta di zucca, mi sa che sarà l'ultima della stagione scorsa. Siete, ma che ci fai di nuovo vicino al camino? E i gatti continuano ad andarci sopra, specialmente Fumino, l'ho chiamato così apposta, e prende una scopa per cercare di farli scendere, Io inveendo la contro il guardo, gatto. tiro fuori un accendino di tasca e le dico: zia, guarda che se accendiamo il fuoco i gatti non ci vanno più nel camino. Lei ti sorride e dice: Oh, Ovviamente la sto guardando con un sorriso abbastanza sarcastico, nel senso per fargli capire, non ti ammazzo certo i No, gatti, infatti ti zia, però. dice, hai sempre avuto un senso dell'umorismo così spiccato, proprio come tua madre, dice, diventano un po' più buia. Come nomina mia madre, io sbuffo, butto lo zaino con abbastanza foga per terra, incrocio le braccia in tipico comportamento delle città ribelle. Gli dico, zia, no, di nuovo con questa storia, no. E prendo e mi vado a chiudere sbattendo sonoramente la porta. Sì, l'ultima cosa che sente è che ti dice, che si accorge che ha fatto un po' un passo falso, dice ti porto una fetta di torta e poi chiudi la porta. Vuoi fare qualcosa in camera? Innanzitutto voglio andare a controllare se sul mio profilo Tumblr qualcuno ha provato a scaricare o provato a utilizzare i miei incantesimi, perché sono curiosa, perché recentemente ce ne ho messi alcuni di nuovi e secondo me i miei incantesimi con l'emotico sono tipo l'ultima meraviglia del mondo, perché ovviamente nel senso tutto fuorché bassa autostima, nel senso siamo molto narcisiste noi. Certo, può essere, ma nessuno ha commentato. Ci rimango parecchio male e urlo alla zia: dov'è la torta? Sono piuttosto spazientita, con un umore discretamente volubile. Dopo circa un minuto, zia Trudy
apre la porta, ha un piatto in mano e ti dice: scusa, cara, è che però dovresti un po' sistemare i rapporti con tua madre. Intanto Io la entra, guardo ti male. appoggia il piatto con la fetta di torta arancione sulla scrivania, tipo. Ok, io la guardo male e gli fa: zia, ma che ti ha detto di entrare? E provo a comincio a socchiudere gli occhi come se la volessi fulminare con lo sguardo. Lei si mette le mani sui fianchi e ti dice: signorina, è comunque casa mia questa? E io la guardo e faccio sì, e io sono comunque l'unica parente che viene a farti visita, nonostante i gatti. E lei dice: beh, ti sei forse chiesta perché preferisco vivere con i miei gatti che con il resto della famiglia? In ogni caso, questa è casa mia, queste sono le mie regole. Quindi non alzare la voce con la zia. Volevo solo sapere perché non ti andava di neanche parlare dell'argomento. Io sbuffo, allungo la manina verso il piatto con la torta e intanto comincio a tirarlo verso di me come per dire ora mangio la torta, poi ne riparliamo dopo. Lei solleva le mani, le scuote, dice: va bene, ti lascio fare i compiti. E chiude la porta dietro di sé. Le urlo, grazie zietta. Sei sempre la migliore. La senti ridacchiare mentre scende le scale. Ok, la mia priorità ora è cercare di capire come fare in modo che Drake possa avere quello che vuole, ossia l'amore di Josh, senza che lui ricorra all'incantesimo, perché se lui ha pensato all'incantesimo vuol dire che ha pensato anche a una vittima sacrificale. Quindi se lui non diciamo, non è più costretto a utilizzare la sua vittima e io lo riesco a far avvicinare a Josh, cosa vuol dire? Che me la cucco io la vittima sacrificale e posso usarla io per l'incantesimo ed è molto più veloce. E nel frattempo faccio anche la brava samaritana e lo faccio avvicinare a Josh. E in tutto questo io ottengo la mia vittima così mi posso vendicare di quella stupida oca che mi ha portato a provare in chiesa, ma che ha provato a portarmi in chiesa per farmi esorcizzare. Stupida. Cosa fai quindi? Io comincio a guardare i profili social di Drake e Josh e comincio ad annotarmi, per esempio, a Drake piace suonare la tromba, questo si sapeva già, questo è il suo bar preferito, questo invece è dove di solito va Josh con i suoi amici. Comincio a fare un'indagine, devo tirare per vedere se trovo delle informazioni o... Sì, puoi guardare nell'abisso, guardando su internet. E Ok, devi perfetto. dirmi che informazioni vuoi. Cioè, devi dirmi cosa stai cercando. Ok, io sto cercando qualunque cosa in grado di far battere il cuore a Gio. Ok. Quindi tira con Dark. Ok. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa. Sì, roll spazio dark. Ok, perfetto. Ok, 5. Questo è merito del capo che la volta scorsa mi ha gufato e ha detto: no, ma te non hai E sempre fatto buoni tiri, non hai hai mai fatto fatto esperienza. esperienza. La prima esperienza che Oggi si fai. fa esperienza perché ho fatto Oggi si fa 5. esperienza, te l'ho segnata io. Ok. Allora. Ti direi che tu stai guardando i vari profili sia di Josh che di Drake. Direi che a un certo punto noti, magari facendo un po' di necroposting, cioè andando a vedere un po' indietro nella timeline di Josh. Uso tutto il pomeriggio libero. Quindi, esatto, che dovresti studiare, ma vabbè. Facendo un po' di necroposting sul profilo di Josh, Devo noti fare la ricerca per il personaggio di storia americana, che è ma so già Josh. come fare. Ho scelto Josh Sì. come personaggio della storia americana. Noti fondamentalmente una. Ci sono stati diversi commenti omofobi che ha fatto.
magari per scherzo, però è una sua cosa un po' ricorrente. Mm-hmm. E questo non ti fa molto, molto ben sperare per Drake. Ok, passerei intanto a Orlando. Tu Orlando dove sei? Cosa, come passi il pomeriggio? Sei mutato, eh? Scusate, okay. Dopo essermi liberato dalle letterali grinfie di mio padre, diciamo, passeggio sconsolato per un po' per il parco innevato. Poi decido che, dato che ho solo 3 giorni, prima mi mobilito meglio è. E quindi mi rivolgo alla persona, diciamo, più, diciamo, più brava in fatto di intelligence che conosco, a meno che so che esista. Quindi inizio a mandare messaggi a macchinetta, a Samantha. Ok. Letteralmente mando messaggi, probabilmente avrò il suo numero di cellulare su WhatsApp. Samantha. Samantha. Il gruppo di classe, sì. Tipo 4-5 messaggi finché non rispondo. La mia risposta iniziale è: lo ignoro. Al terzo messaggio lo ignoro, al quarto lo ignoro, al quinto gli rispondo: dai, nel senso muori. Dai, D-I-E. Esattamente. Ci ho messo anche il punto, ci ho perso tempo, Però la D è minuscola. Non si può avere tutto dalla vita, Io sono lì, concentratissima a fare la mia indagine e questo mi rompe l'animo. Secondo me, nel senso, io penso che probabilmente voglia sapere dove è Mary, visto che una volta si era amiche, perché probabilmente è ancora lì a elemosinare i compiti. Cioè, che cavolo lo vai a chiedere a me? Samantha, questo probabilmente per messaggio. Ti ricordi quel piccolo incontro casuale che abbiamo avuto un po' di tempo fa? Credo di aver bisogno di nuovo delle tue doti di cleptomane. Sì, che l'altro tu, Samantha, rispondo. Non lo sapevi che lui ti aveva sgamato. No, ok, perfetto, okay. Non lo so. Diciamo, sto pullando la cosiddetta stringa. Io prendo okay, il telefono. Se vuoi, infatti, se vuoi tu puoi offrirle la stringa e se lo fa, si segna esperienza, se no te la tieni. Sì, diciamo, è quello che, diciamo, intendevo fare più o meno. Ok, Samantha prende il telefono, chiama e chiama direttamente Orlando. Detto così almeno la risolviamo di petto, io voglio continuare a fare le mie cose. È inutile che questo continui a mandare Samantha, poi dice cose che non so. Ok. Lo chiamo e fa: che vuoi? Niente, diciamo, so che tu probabilmente tieni un diario delle beach della classe, qualcosa del genere, un libro nero, un sì, registro dei modelli malefatte. Senti, sarò molto veloce, ho bisogno di tutto quello che sai su Grace e se non ne sai ho bisogno di aiuto per saperne di più. Sono disposto a tacere su tutte le malefatte che hai fatto pensando che nessuno ti scoprisse. Ho solo bisogno del tuo aiuto. Se accetti, quindi prendi esperienza. Un favore per un favore. Se accetti, prendi esperienza. Io, perché prima di accettare, posso fare una domanda? Sì. Gli chiedo: scusa, cosa avrei fatto io? Che io non lo so che lui mi ha vista. No, ma certo. E penso che lui voglia fare un bluff. Nel senso, dico qualcosa giusto per ottenere l'aiuto a gratis. Non mi ricordo esattamente qual era l'evento che era superato, ma l'avevi vista rubare la foto di Simon e Irina insieme. Ah, giusto. Dalla banco di Simon, ovviamente. Ti ricordi quando hai molto maledettamente shippato la foto di Simon? Occhio a usare la parola shippato con Samantha.
può avere diverse, diversi significati. No, 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 vero, oddio. Ciao, a seconda di come è scritto. No, è vero, praticamente. Ok. Senti, sono sicuro che questa è solo una delle tante volte che hai fatto qualcosa del genere, quindi diciamo, saltiamo i convenevoli. Tu aiuti me e io tacerò per sempre. Io ho quei 10 secondi di silenzio di tomba in cui si sente il mio cervello che macina, proprio le rotelle che si muovono. E ormai ho capito di essere all'estretto e ho fatto: tu non hai visto niente e io non ti ho aiutato, ok? Non so di cosa tu stai parlando. Tra l'altro, Samantha, se gli prometti di aiutarlo, fai pure esperienza doppia. Sì. Ok. O se questa vale come una promessa per te, si fa esperienza. Mm-hmm. Cioè puoi anche semplicemente dire e vale come una promessa, senza doverlo dire proprio verbatim. Mm. Ah, intanto quindi tolgo una stringa da Orlando, perché Samantha ha accettato. Un miliardo di esperienza tutto in un botto. E se per te conta anche come promessa, Samantha, ti prendi un'altra esperienza. Va bene. Ok, quindi vai a... Ovviamente gli spiego, tu non hai visto niente e... Tu non dovrai dire a nessuno che io ti ho aiutato. Sì, non io vorrei non che ti si formasse la fila dire... davanti a casa tua, non ti preoccupare. Bravo, vedi come ci intendiamo? Pensavo fossi più scemo per copiare i compiti di Mary, invece... Non è che non li so fare, semplicemente ho... Penso troppo in grande per badare la differenza tra un numero e un altro. Fesserie, comunque... Quindi, Grace, per quando? Ieri, se è possibile. Senti, abbiamo Mr. Simpatia. Scusami, ora okay, ti comincerò a chiamare Nate. È urgente. È lungo da spiegare, ma diciamo, prima è meglio è. E ne va... di qualcosa di più importante di quanto potresti immaginare. Io mi sto lamentando dall'altra parte della cornetta, facendo rumori abbastanza soffocati di me, che tipo non ne ho voglia, che fa. E le dico: va bene, ti va bene prima di cena? Perfetto. Bene, poi, vedo... Io intanto ti do una prima mandata. Vediamo, anche perché non ho ben capito cosa ti serve in particolare. Mi serve sapere cosa le piace, cosa fa la mattina, cosa fa la sera, cosa le piace leggere, qual è il suo film preferito, il suo colore preferito. Ma devi dirlo subito, ti garba, te la vuoi fare. Perché tu devi cominciare a fare tutti questi casini? Okay. Sì, teniamola così, dai. Ok, quindi... Sono perdutamente innamorato, per favore aiutami. Nella testa di Samantha sta passando l'idea del... Sì, ok, magari... La morte, il rock, il punk, tutto. In realtà Orlando vuole liberarsi della condizione di gay anche no, lui. No, infatti anche quindi... perché Samantha tu sai che tutti dicono che Orlando è gay, peraltro. Sì, sì. Ok, quindi io prendo il mio quadernino, prendo il mio diario, prendo la pagina con scritto ship note e ci scrivo espressamente... che Orlando freccettina con tipo bella marcata in rosso e poi ci metto Grace e ora bisogna capire Grace cosa ne pensi. Ok, Simon, tu dopo che sei uscito dal pub dove vai? Sei ancora fradicio, infatti hai un danno fradicio, sì, fradicio sono... e infreddolito. Che ore sono più o meno? Pomeriggio, quindi saranno tipo le 5. Ok, io sono abbastanza sconvolto da quanto è successo, quindi immagino che inizio a camminare inizialmente senza meta e poi mi viene in mente che Butch vende dell'erba e quindi probabilmente vado, cioè se so dove si trova. Ma allora è abbastanza risaputo che Dorothy
vende, cioè a volte proprio in una scuola, se è proprio una cosa urgente, a casa, tanto il paesino è piccolo, ci metti poco ad andare a casa. Però, però io non ho un rapporto così, cioè con lei, quindi non so se andrebbe Simon da lei a chiedere delle, anche perché non fuma, cioè in genere lo no, farebbe, certo, per fare però, una pazzia, senso... Anzi, in realtà no, provo ad andare a cercare, provo ad andare a cercare Orlando per vedere come sta effettivamente, perché poco prima, anche se sono comunque scosso da ciò che è successo, però effettivamente io l'ho lasciato che i tizi lo stavano inseguendo, lo stavano bullizzando. Gli scrivi, lo chiami? Sì, provo a chiamarlo. Ok, quindi Orlando, mentre stai... Tu stai entrando a casa? In realtà, tipo, visto che comunque non credo di sapere neanche dove Grace abiti, per quanto è cosa, quindi ne approfitto per tipo andare a casa di Mary nel frattempo. Ok. Giusto per vedere se è a casa. Quindi tu ti stai dirigendo a casa di Mary e ti scrive il cellulare di Simon. Esatto. Starò dirottato di nuovo. Pronto? Ehi, ma che è successo? Stai bene? Diciamo di sì. Tu piuttosto, tutto a posto, ti sei preso un malanno? No, io sto ok. Volevo sincerarmi del fatto che non ti avessero, sai, mandato all'ospedale. No, sono riuscito. Sei riuscito a scappare? Sì. Diciamo, è stato più lungo di quanto immaginassi, ma alla fine non mi sono fatto nulla. Ma piuttosto, com'è andata con la ragazza? Ah, beh, preferisco non parlarne in questo momento. Sto cercando ancora di metabolizzare la cosa. Però non ti preoccupare, quando sarai pronto sai che avrai il mio orecchio. Stai facendo qualcosa? No, io me ne sono andato dal bar e sono in giro. Penso che passerò da casa a darmi un'asciugata, cambiarmi i vestiti. Sì, probabilmente meglio. Io penso che andrò un attimo a vedere se mi sta bene, darle i compiti della giornata, così si porta avanti e fa in doppia copia. Okay, niente, certo. Diciamo, ci sentiamo. Ti prometto che troverò il tempo. Sono molto occupato in questo periodo, ma ti prometto che troverò il tempo per questa non nostra devi chiacchierata. Orlando. Va bene. Ci sentiamo allora. Ok. Se ti serve qualcosa, chiamami. Metto giù. Insomma, intanto continuo la mia camminata verso casa di Mary. Casa tua, no? Giusto? Io, Simon sì, va a casa sua. Ok, allora, mentre arrivi a casa tua, com'è fatta casa tua? Penso che sia un appartamento abbastanza ordinario. In un paesino così piccolo, o è una villetta, o se è un appartamento vuol dire che è una villa grande che è stata suddivisa in più appartamenti, tipo una piano terra. Allora è una villettina piccola, cioè di quelle basic. Sì, è nel quartiere, cioè alla fine non si può parlare veramente di quartiere in Silverdale, è una strada che è tutta di villettine, con questi alberi innevati, stai andando alla tua. E davanti a te vedi che sta arrivando in bici Mark, ma alla fine manca poco per casa tua, e lui tipo appena ti vede molla la bici, dice: ma cosa ti è successo? Sei tutto bagnato? Ah, è stata una giornataccia con gli idioti di Nathan e i suoi amici. Hanno fatto i bulli come al solito,
con Orlando c'ero anch'io e mi hanno buttato nel fiume e hanno inseguito lui. Dice, cazzo, sono veramente degli stronzi. Perlomeno ho sentito che Rebecca si è un po' rimangiata le cose che diceva su di te, non so perché. Beh, sai che ti dico, chi se ne frega di Rebecca. E no, piuttosto però, mi dispiace che la cosa ti abbia coinvolto. No, ma in realtà anch'io ho risolto, perché ora sono... vedi che si blocca e dice, ho chiesto a Samantha di far finta di essere la mia ragazza e lei ha accettato. E si mette la mano sulla bocca. Tu hai fatto cosa? Lui dice, che cazzo ho detto? È geloso! Ma... No, non Samantha! No, volevo dire un'altra cosa, volevo dire che ho chiesto a Samantha di diventare la mia ragazza per finta. E vedi che si mette ancora le mani in faccia dicendo, che cazzo sto dicendo? Ma perché, senti, l'hai fatto per Becca? Lei è un idiota, senti, vabbè, ma e Samantha come l'ha presa? È sempre nel suo, così strana. Ti guarda un po' tipo preoccupato e dice non è un problema per te, quindi, questa cosa che ho fatto? Nel senso... Marca. So che suona un po' awkward sta cosa. Beh, Mark, io la trovo strana, però se può farti vivere meno male, può farti stare meglio l'idea di allontanare le voci che Rebecca ha messo sul tuo conto, che ti devo dire? Sì, diciamo e che poi... ero molto preoccupato per quelle voci che giravano, altrimenti non gliel'avrei chiesto. E Samantha come ha reagito? In realtà ha accettato, quindi domani tendenzialmente arriveremo a scuola insieme. E faccio un risolino, come, cioè, tipo sorrido, perché la cosa mi fa strano e probabilmente perché proietto su questa immagine divertente per non pensare alla fine al carico di roba di questa giornata. E lui ti dice, beh, ovviamente a me Samantha sta sul cazzo, e poi anche lì tipo si mette la mano avanti la bocca dicendo no. Volevo dirlo. Sgrano gli occhi. Allora, perché l'hai chiesto proprio a Samantha? Ma perché è l'unica disperata che poteva accettare. Ma e lui scuote il capo e dice, meglio che non parlo più, ci vediamo domani. Prende la bici e sfreccia via. Mark, aspetta. E tipo rimango interrotto così. E poi vabbè, rientro a casa Dopo un attimo di stunning. Ok, Orlando, tu arrivi a casa di Mary. Immagino sia una villetta come tante. Esatto, esattamente. Sono due piani. Beh, semplicemente, innanzitutto vedo, ma le luci sono aperte, cioè le luci sono accese o sono chiuse, è tutto buio? Allora, si sta facendo un po' buio, quindi, visto che siamo anche in inverno, quindi sì, iniziano ad accendersi le luci. Sembra che ci sia tutto a posto, nel senso che le luci sono accese sia giù che su. Allora, diciamo, molto tranquillamente inizio a suonare al campanello. Ti apre proprio Mary. Sembra un po'... un po' seccata. Poi però si ricompone e dice, ah, ciao Orlando. Mary, ero preoccupatissimo, ma cosa ti è successo? No, sono stato un po' poco bene, devo aver preso freddo. Il virus. Preso freddo? Siamo a marzo 2020. Paziente zero.
Quindi dice sì, devo aver preso freddo. Ah, preso freddo, ma tu sei una spartana, non manchi mai a scuola. Cioè, pensavo ti avessero investito le cavallette, un tornado. Lei tutto vuole chiaramente fare un po', tagliare un po' corto. Dice, ah beh, sei stato molto carino a preoccuparti per me. Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Sta per chiuderti la porta e dice, hai bisogno di qualcos'altro? Beh, almeno lasciami un attimo darti i compiti per la giornata e non so, cioè, magari possiamo, visto che stai così male, posso, non so, tenerti compagnia un pochettino. Gli ho già chiesti a Samantha. Davvero, non vuoi che ti tenga tenga lo straccio bagnato sulla fronte, ti provi la febbre? Tira per integrarla. Roll 8, giusto? Sì. Vai. 11, quindi ti dà sia una stringa, che te la segno, 1, e sia, o si concede a te, passandoti vivi il virus, ti promette qualcosa che pensa che tu voglia, o agisci in modo imbarazzato o maldestro. Vedi che quando tipo gli dici questa cosa, inizia a balbettare e dice, no, ci sono i miei genitori qui, non sembra il caso, che cosa stai dicendo? Sono solo non è vero, un compagno di classe preoccupato. Non è vero che ho chiesto i compiti a Samantha. Sì, ne avrei bisogno effettivamente. Dai, diciamo, fammi un attimo salire, ti posto tutto e magari mi racconti come stai. No, non c'è bisogno che sali, mettiamoci in cucina. Va bene. E ti fa entrare. Ti sembra parecchio nervosa e come se ti stesse nascondendo qualcosa. Sì, diciamo, Orlando aveva un po' intuito che non era solo la mattina. Vi mettete intanto lei si siede al tavolo in cucina e dice, allora, mi devo essere persa in matematica, giusto? Sì, matematica erano particolarmente difficili per la scorsa volta, adesso sono ancora peggio, ma non ti preoccupare, mi sono segnato tutto e passo due fogli del protocollo. Vuoi un po' d'acqua? Lei ti guarda e dice, è casa mia questa, vuoi tu un po' d'acqua? certo. Sei malato, non volevo farti sforzare tutto qua. Dice, no, ma devo avere dei anticorpi molto forti, sto già meglio, domani mi sa che vengo. Sei bravo in scienza, che tipo di malattia passa così da un momento all'altro? Lei va a prendersi un po' da bere e dice, non lo so, va bene che sono bravo in scienze, però magari semplicemente ho avuto dei crampi per, non lo so, ho mangiato qualcosa che non andava o, problemi che tu non puoi capire. Prende il bicchiere, lo riempie d'acqua e te lo piazza davanti. Problemi che non posso capire, mettimi una prova. In fondo sono solamente il tuo migliore amico, questo non posso capirlo io. Dice, perché sei un maschio. Capisci? Ok, ma vabbè, tutto qua? Sì, nel senso, può essere quel periodo del mese. Può essere o è quel periodo del mese? Perché ti interessa così tanto sapere che cosa ho avuto? Sono solo preoccupato per te, tutto qua. Io sto bene, è evidente che non è vero. Io sto benissimo e vedi che un po' si incazza e ti dice, e a proposito, migliore amica, tu ti sei hai sempre cagato me solo per i compiti, sinceramente, la prima volta che vieni a casa mia. Beh, perché non sei mai stata male, è proprio per questo che mi sono
insomma, mi sono gettato al soccorso. Dice bene, è stato molto apprezzato. Vedi che inizia a sedersi, a copiare quello che hai preso di appunti di matematica. Non solleva più lo sguardo, dice: però ora ho tanto da fare, avendo perso una giornata devo fare il doppio oggi. Magari sarebbe, insomma, scriveresti molto più velocemente se ti togliessi quel peso dalla testa. E lei ti guarda dicendo: come, che quel peso dalla testa? Senti, so che posso sembrare un idiota, ma sono probabilmente più percettivo di quanto potresti immaginare. Lo so che non è solo la malattia, il ciclo. E dico: oddio, ho detto ciclo. Di me ti puoi fidare, lo prometto. Cosa c'è? Sono solo preoccupato per te, tutto qua. Allora, se spegni la stringa, ti dirò quello che devi fare per fare in modo che te lo dica. Ok, spendiamolo. Ok, allora, capisci che lei, aspetta che te la levo, capisci che lei non ha proprio cioè è proprio una cosa su cui non vuole proprio parlarne, quindi... Mm-hmm. Purtroppo l'unico modo che hai, cioè che capisci che può funzionare per lei, è minacciando di dire che lei non c'era e non stava male. Se la minacci te lo dice. Senti Mary, non volevo veramente correre questo, ma ormai credo sia ovvio che tu non stia veramente male. E dato che ti voglio bene, farò qualcosa di sbagliato per il tuo bene. Se non mi dici quello che non va, sarò costretto a dire al preside che è la nostra secchiona della classe, salta a scuola per nulla. Lei smette di scrivere, ti guarda con degli occhi fulminei e ti dice: sei proprio uno stronzo di merda. Senti, cioè veramente diresti che ho saltato scuola e non avevo niente al preside solo per ficcanasare la mia vita? Non voglio ficcanasare nella tua vita, sono molto preoccupato per te. Lei appoggia, proprio sbatte la matita. E se non ti posso aiutare io, ti dovranno aiutare le istituzioni, che ti devo dire. Sbatte la matita sul tavolo e ti dice: va bene, se fai lo stronzo farò anch'io la stronza, quindi vieni pure in camera mia, così te lo spiego. Non hai nessun oggetto tagliente in camera tua, vero? Metallo, ferro soprattutto. Lei ridacchia e dice: ah, improvvisamente adesso sono una serial killer. No, ho solo un'allergia. Dice: la seguo un po' guardingo. Apre la porta e vedi che sulla sua scrivania, cioè porta tanto che usa a chiave, sulla sua scrivania è pieno di geroglifici geometrici strani. Non sembrano dei disegni che uno fa così per passare il tempo, sembrano inquietantemente precisi. Devo ammettere, Mary, che mi aspettavo uno sviluppo diverso quando mi hai detto di venire in camera tua, ma... Poi... Vuoi dirmi qualcosa? Ti dice: io non c'ero perché stavo studiando della roba più importante, tipo questa. Hai ritrovato la stella di Rosetta?
il libro della vita, il libro della morte? Lei dice, non lo so ancora, ma questi simboli, se li scrivo e pronuncio delle parole giuste, posso far succedere delle cose. Che tipo di cosa? Lei ti guarda e ti dice, beh, possiamo provare. Sì, anche se non preferirei non essere il primo a sperimentare. Che ne dici di avere qualcuno? Sta per chiudere la porta a chiave alle tue spalle. Cosa fai? Allora, non ci pensare. Mentre lei va a chiudere la scrivania, io vado sui geroglifici con prenderli in mano. Per fare cosa? No, semplicemente per prenderli in mano. Cioè, ha detto che deve scrivere quei cosi per fare qualsiasi cosa. Quindi, diciamo, se ti tengo in mano, probabilmente non può usare qualsiasi cosa che voleva fare. Quindi, diciamo, una specie di impasse. Semplicemente, era una specie di impasse. Lei chiude la porta dietro di sé e ti dice: beh, puoi anche strapparli. Tanto alcune cose le so fare lo stesso. Non ti preoccupare, io sto solo ammirando. Senti. Vedi che lei apre le braccia, inizia a pronunciare delle parole che rimbombano nella stanza e i fogli iniziano a vorticare attorno a te. Cosa fai? Ok. Userò praticamente l'unica specie di arma di sì, robe contundenti ci sono in giro, tipo il trofeo da di sillabazione che ha vinto le elementari, queste cose qui. No, l'arma un po' più sottile di Orlando. È stupido, ma immaginando che almeno deve pronunciare qualcosa, comunque, diciamo, una certa concentrazione, cerco di estrarla nel modo più più consono Orlando. Mi getto su di lei e provo a baciarla. Ok, secondo me in questo caso più che eccitarla, stai mantenendo il controllo, perché sì. Stai agendo nonostante la paura. Di che cosa hai paura? Ho paura che tipo con la sua magia mi faccia un danno che non ho più pallida idea di cosa possa essere. Okay. Cioè, ho paura dell'ignoto, di quello che mi può succedere. Tira con cold. Va bene, vai, cold. Cold, prego, gioco, non farmi diventare pelato, per favore. 7. Allora, 7. Ti dirò come la tua azione ti lascia vulnerabile. Lo puoi fare, oppure se per te è troppo non lo fai. Ti dico, okay. Sì, fondamentalmente se tu la baci, lei si ferma e vedi che i fogli fondamentalmente smettono di fluttuare. Però lei prende una stringa, perché sa che fondamentalmente hai avuto paura di lei. Oppure non fai niente, ma lei non prende stringhe, ma chissà cosa succede. No, diciamo, gliela do volentieri, diciamo, mi getto tra le sue braccia e nel vorticare di fogli, diciamo, papiri e carte la bacio, anche se probabilmente è molto meno romantico di quanto potrebbe. No, infatti, cioè... fuori.
I fogli cadono fondamentalmente a terra con un fruscio inquietante, la finestra inizia a sbattere, la baci, in questo modo la zittisci, lei poi si stacca, sorride soddisfatta e dice: beh, vedi cosa si può ottenere con la magia? E apre la porta per farti uscire. Sei sicuramente una maghetta dotata, Mary. Detto di te che sicuramente non mi aspettavo. A questo punto, con un passo, diciamo, molto atletico, varco la soglia della stanza. Ok, lei ti lascia andare. Samantha, cosa stai facendo? Stai facendo effettivamente la ricerca? Sì, purtroppo sì, perché così almeno prima mi tolgo di torno alla ricerca su Grace, prima posso tornare al mio obiettivo primario, ossia Josh. Esatto. Sto pensando anche perché in tutto questo io mi sono messa, sono tornata subito a casa della zia e non ho seguito il mio fidanzato, perché vabbè che non è il mio fidanzato, però un minimo di gelosia ce l'ho, detto, ora che va a fare? Il tuo fidanzato, il tuo vero fidanzato. Ok, allora... Bellissimo. Immagino che tu voglia avere informazioni su Grace, giusto? Quindi ti rimetti a guardare sui vari profili dei social, eccetera. Quindi guarda pure nell'abisso. Quindi mi guardo di nuovo dentro l'abisso. Esatto, un abisso diverso, però. Ok. Si spera di ottenere dei risultati più promettenti stavolta. Okay. Re, fai esperienza, però. Sì, posso imprecare? O è monetizzato? No, non è monetizzato, puoi imprecare. Qua puoi anche bestemmiare, per quanto mi riguarda, quindi puoi sfogarti, mentre nell'altro canale di Mirko no, quindi se vuoi. Allora, poi, ci sono più puoi, puoi fumare, mai... puoi quello che vuoi. Allora... Vabbè, tanto non... Quindi... Che cosa volevi sapere su Grace? Allora, lui vuole sapere in generale... E secondo me la cosa però più effettiva da scoprire per poi diciamo sapere tutto il resto non è tanto se sia fidanzata o quant'altro, ma secondo me io voglio sapere chi sono le persone di cui si fida di più, cioè chi sono le sue migliori, non tanto le migliori amiche, perché a volte con le migliori amiche non ci si confida i segreti più impronunciabili, ma voglio proprio sapere lei di chi si fiderebbe, di chi parlerebbe, quindi magari anche una persona che sui social compare di meno, ma che banalmente mette, che ne so, metterà, che ne so, una foto al mese, con questa e con quell'altra ce ne mette di più, ma io vedo dagli sguardi, a come si guarda, anche dal comportamento gestuale, che c'è uno stretto legame tra le due, soprattutto di fiducia. Allora, tu stai cercando tutte le sue foto, tutte le sue attività. Io ho aperto Facebook, ho aperto Instagram, sì, ho aperto TikTok, non si qualsiasi sa mai. Twitter, se mai ce l'ha. Vabbè, che vecchio Twitter, comunque ora la gente è su TikTok. No, sì, infatti, anche se lei non ce l'ha TikTok, effettivamente, ma cercando Grace su TikTok... No, lei infatti non ce l'ha, ma ne rimane basita fino a un certo punto, perché lei è una molto che sta sulle sue. Cioè sì, ci rimane male che dici, ma chi è che non ha TikTok? Però dici, vabbè, ok, è Grace. Quello che noti però è il profilo di Becca. Cercando Grace ti viene fuori comunque una mention di Becca su TikTok. Mm-hmm. Perché okay. Becca spesso lancia le bombe su TikTok quando sai i gossip nuovi. Sì, sì. E dice... C'è questo ballettino di TikTok che fa ogni volta quando deve dire i gossip. Balla malissimo, ma vabbè. E dice... Ragazzi, qua è Becca con un nuovo gossip su coso, questa volta su Grace. Sapete che sembra proprio che a Grace sia... dentro la squadra di sole donne, e Grace si becca la condizione lesbica. Ok, quindi diciamo che ovviamente Becca c'ha un tale potere sotto sotto, a me mi puzza che Becca praticamente grida al lupo, al lupo, al lupo, a tutti, secondo me è lei il lupo. A tutti, no, secondo me, nel senso,
chi urla al lupo, al lupo, al lupo, vuol dire che il lupo è lui stesso, nel senso. Però e quindi è sia gay che lesbica. Quindi è tutto, dicendo. Esatto. Sì, sì, no, secondo me nel senso è becca quella interessata all'altra sponda. Anche però perché è una giornata a letto di quattro persone, praticamente. Il problema è che becca è talmente potente che tutti ci vanno dietro a questa cosa. E quindi vedi che sotto il video di TikTok compaiono un sacco di faccine, quelle sgranate, l'emoji gialla con gli occhioni. E commenti che dicono: ma come? Ecco perché non ci stava mai. Ecco perché non c'è stata quando l'ho invitata fuori, tipo Nathan. Io sto già pensando a come, nel senso, questa. Che, vabbè, fino a poco. Nel senso, fino a prima, diciamo, Becca non mi stava sulle palle, però ora e basta. Nel senso, ora basta. Lupo al lupo. Mo no, basta. Ma nel senso, prima era anche divertente da seguire perché almeno così mi facevo gli affari di quegli altri. Cioè, non aggiorni neanche il libricino ora. Sì, no, ma no, prima almeno era divertente, nel senso, prima mettevo lì, aprivo il suo profilo, guardavo quel che c'aveva da dire, non c'avevo da perdere chissà che di tempo a indagare su quegli altri. Però dopo un po' ho detto, anche perché ho paura che prima o poi comincia a dire qualcosa anche su di me e io... Non ne ho voglia, perché soprattutto ho paura che magari poi tutta sta cosa con tutta sta storia di Mark e tutto il resto, magari lei la tiri fuori e poi ho paura di perdere quella, cioè non ho reputazione a scuola, però comunque non voglio essere additata come quella che per pietà si è messa con un gay. Certo. E quindi nel senso voglio capire se la mia idea sarebbe di riuscire a fare in modo che Becca passi per quello di cui accusa gli altri di essere, quindi nel senso diciamo che comincio, cioè sono la classica adolescente, comincio una cosa, non la finisco e già ne pensa un'altra, nel senso mi sono già dimenticata di Grace, ora sto già pensando a come confabulare contro Becca. Ok, diciamo che non scopri altro su Grace a parte questa bomba che è venuta fuori ora e tutti sembrano crederle a Becca. Fai altro, si sta avvicinando ora di cena. Ok, mando un messaggino a Orlando e gli scrivo: t'è andata male, punto, a lei non piaci, punto. E poi mando anche la faccina del, ora non mi ricordo come si chiami, ma del cane, quello delle Wookie Races, che ridacchia. Ah sì sì. Elabora un attimo. Gli mando un punto interrogativo. Non mi spreco. Non gli piaccio. Perché? È un po' poco, Samantha, tutto qua. E allora io prendo, scrivo: stando a quella bocca larga di Becca, lei non te la dà perché non la darebbe a uno pene munito. Ok, intendi? Tipo tre punti interrogativi. Ok, ma ti ricordo che stando a Becca neanche mi piacciono le ragazze. Sai, delle dicerie che mette in giro Becca. Io scrivo: c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, punto. Vabbè, se non le piacciono le ragazze mi metterò una parrucca, mi farò crescere i capelli, le ragazze non mi metterò i capelli. Una parrucca, che ti devo dire, non è quello l'importante. Gli scrivo: sei già un mezzo frocio, non importa la parrucca, basta solo un po' di trucco. Qualsiasi cosa, se necessaria. Serve qualcosa di più, Samantha. Questo io intanto sto gongolando quando gli dice qualunque cosa. Oh, come è innamorato. Cioè che non si trattiene nemmeno sapendo che è lesbica. Sì, questo è vero amore per me, è vero amore, nel senso. Se devo fare lesbone e Azure lo farò. Che devo dire? Ma io sono lì tipo no, questo è vero amore. Senti, sì. Siamo giovani, possiamo sempre cambiare idea da un momento all'altro. Non... ho già avuto una giornata pesante, Samantha. Almeno tu, rendimi la vita facile.
Oh, piccolo angelo, gli scrivo, gli mando anche l'emoticon dell'angioletto. Senti, da quello che ho capito, almeno per oggi è tutto qua. Facciamo che ci riaggiorniamo domani. Ho bisogno di una doccia e una dormita. Io gli scrivo, faccio il tifo per te, domani. Bene, chiudo la conversazione, qualsiasi cosa. Metti un po' di liner. Mi importa il beauty a scuola, non so se bene, a Giusto, giusto questo perché le punto. voci non erano già abbastanza diffuse. Dobbiamo fare il Rocky Horror Picture Show. Diciamo, bisogna coprire tutte le basi, tutto qua. Bene, diciamo, torno a casa e saluto genitore 1, genitore 2. Ciao, ciao Mike, ciao, ciao Sara. E ti dilegui. Salgo. No, no, Esatto, aspetta, ma quindi aspetta, aspetta, che io stavo pensando altro. Quindi, cioè, lei, Mary, ha fatto tutto sto, la caciara e c'avevo i genitori nell'altra stanza? no, erano in camera sua. I genitori erano tipo in salotto. Ah, Ah, io ok. diciamo, sì, io. Cioè, lui scende in fretta e furia le scale, così che Esatto, sono. Cioè, lei rimane senza neanche ciao. incrociarlo, proprio dice. Esatto. Non mi Ah, nel interessa senso, neanche però. della figura. Bene, bene. Ok, e torni a casa. Simon, per arrivare all'ora di cena, fai qualcosa? Sei a casa tua a questo punto, giusto? Sì, sono a casa mia. Simon si mette a riflettere fondamentalmente sulla serata, cioè sulla giornata. È molto colpito da quello che gli ha detto Nathan, mi pare, riguardo a Josh, che non voleva che gli facessero del male, e quindi si interroga su quello, si interroga sul fatto che Irina fosse così colpita dal pettegolezzo di Becca. E poi Mark, che per via del suo disagio si è messo con una persona che a quanto pare gli sta pure sul cazzo. E fondamentalmente sta lì, si ascolta boh, gli Smashing Pumpkins, gruppi Ah, adolescenziali, tra cose. l'altro, essendo che ti sei cambiato d'abito, asciugato, eccetera, ti curi il tuo Sì. danno. Mentre Ok. sei lì che ti ascolti gli Smashing Pumpkins, ti arriva un vocale di Irina proprio. E ti dice: senti, rispetto a quello che è successo questo pomeriggio al pub, come rimaniamo? Probabilmente si prende del tempo prima di rispondere e dopo una buona mezz'ora minimo gli risponde forse è meglio se lasciamo perdere, cioè anzi in realtà prima gli chiede per te cos'è stato. Ti dice no, non mi puoi rigirare la domanda così. Senti, Irina, io penso che tu non sappia realmente cosa vuoi e effettivamente stavamo per farlo, ma cosa sarebbe successo se fossimo andati fino in fondo? Quindi forse è meglio se lasciamo perdere la cosa per ora, fino a che non hai chiarito, non ti sei chiarita. Vedi che Io gli lei. faccio stra transfer perché probabilmente nemmeno io so No, no, cioè. come gestire la cosa. Vedi che lei ha visualizzato, ma non ti risponde più. Uffa. Sì, io ricomincio a mettere musica depressa, capito? Uff. E
Vedi, vedi Simon nell'angoletto della stanza. E niente. Cosa volevo dire? Tu cosa provi verso Irina in questo momento? Probabilmente confusione, malinconia. Un sentimento di miele velenoso, probabilmente. Ok, volendo, se vuoi, mentre mm-hmm. sei lì che nella tua depressione a crogiolare, questo potrebbe essere mm-hmm. il tuo modo per guadagnare l'abisso, se vuoi. Ok, sì, ci sta. A crogiolare depresso. Come funziona? Ascoltando gli Smashing Pumpkins. Quando lo fai, mi chiedi cosa vuoi sapere e guardi nell'abisso. E l'abisso sono gli Smashing Pumpkins. Ok, cosa voglio sapere? Se vuoi, se vuoi farlo, ovviamente. Sì. Però nel senso deve comunque anche essere coerente. Sì, allora cioè, non posso sapere qualcosa che non potrei sapere. Allora sì, cioè puoi chiedere fondamentalmente all'abisso quello che vuoi. Ti arriverà sotto forma di intuizioni e visioni. Sì, no, dico, ma c'è un limite alla saggezza degli Smashing Pumpkins, cioè non posso sapere cosa prova Irina o robe del genere. No, no, se sì, esiste, cioè, nessuno l'ha ancora trovata. Poi, cioè, è comunque una sorta di intuito che ricevi a seconda okay. di quello che tiri, ovviamente. Ok, allora mi concentro sul rapporto, visto che comunque, cioè, mi voglio male e fondamentalmente mi sto crogiolando nel mio dolore, mi concentro sul rapporto tra Irina e Josh e penso, provo a cercare di capire cosa trova Irina in Josh e se effettivamente può essere felice con lui. Provo a pensare alla divergenza tra me e lui e niente, in genere in questo, cioè provo a cercare di capire a livello psicoemotivo cosa c'è nella loro coppia, oppure in Josh. Certo. Oppure se lui prova qualcosa, non so. Ok, però effettivamente dark. Ok, più dark. Otto. Allora, con otto l'abisso ti dà delle visioni confuse e allarmanti, ma ottieni comunque la tua risposta. Tu sei lì che stai ascoltando gli Smashing Pumpkins, tutto l'album tipo. non mi ricordo come si chiama, la melanconia eterna di... Esatto, esatto, mi ricordo... Melincolle, no? Bellissimo, esatto. Bellissimo. È il suo, sì. E ripensi fondamentalmente all'incontro che hai avuto con Irina nel bagno del pub, fondamentalmente. E ripensando a quell'incontro lì, solo adesso, a mente più fredda, noti dei dettagli che non avevi, a cui non avevi fatto molto caso, effettivamente. Tipo che, beh, sì, giustamente lei indossava un maglioncino a maniche lunghe. Vabbè, fa freddo del resto fuori. Però poi quando ti ha baciato e ha tentato di andare oltre, si era un po' sbottonato e le era caduto. E vedi che lei aveva le braccia coperte da lividi. Ok. E diciamo che in qualche modo non riesci a non pensare che sia stato Josh. Ok. Le
fissandomi su questo pensiero, non riuscendo ad uscire dal loop, riapro il telefono e le scrivo. Cosa le dici? Le scrivo: non riesco a togliermi dalla mente che oggi, quando ci siamo incontrati in bagno, avevi dei lividi. Cosa è successo? E se non mi risponde, insisto dicendo: c'entra con Josh. Lei ci mette un po' a rispondere effettivamente e smette di mandarti i vocali, ti scrive e basta, e ti scrive: non parlarne con nessuno, promettimelo, e ti offre un punto esperienza con una stringa se lo fai, se glielo prometti. E scrivo ok, punto. Però diciamo che è una semi ammissione di colpa, quindi leva tre stringhe su di te e tu prendi uno di esperienza perché hai promesso, quindi vai a tre. E poi non ti scriverà più. Io vabbè insisto chiedendole, ma cioè tipo dicendole: ma che cazzo, dobbiamo parlarne eccetera, chiamami, cioè, e immagino che non mi caghi più. No, beh, visto proverò che, ad approcciarla in un secondo momento. Sì, no, certo, infatti lei non... Tra l'altro tu hai anche down the rabbit hole, quindi se ficchi il naso su queste cose prendi... fai esperienza, ma dai una stringa a qualcuno. Ok. Se Samantha e Orlando vogliono fare qualcosa a casa loro, altrimenti passiamo al giorno dopo. No, dormo. Io rimango dall'Alzia Trudi. Sì, immaginavo. E mentre dormo i gatti mi sommergono, ma almeno fanno male. Non ti fanno male. Sono morti. Penso tanto a che giornata di merda è stata oggi. Ok, quindi è un nuovo giorno. Immagino che andate tutti a scuola, giusto? Sì. Assolutamente. Ok. Arrivate a scuola. La classe è già... Vorrei fare una cosa prima di andare a scuola. Sì? Perché non voglio essere vista. Dato che la zietta ha, oltre ai gatti, anche la passione per il giardinaggio, mm-hmm. Che novità, prima di incamminarmi per andare a scuola, prendo una delle margherite dalle sue fioriere, ovviamente senza farmi vedere, perché sennò poi col cazzo che mi riammette a casa sua la zietta. Una margherita prendi? Sì. Che è infestante pure, quindi... Cioè proprio... Cosa? Che è pure infestante, quindi nel senso non è che vale chissà che cosa. No, nel senso... No, cioè questi vasi con queste... Non so se sono margherite. Ah, le margheritone, quelle grosse. Ok. Bravissimo. E quelle piccoline non sono infestanti. Non so come si chiamano, ce l'ho anch'io in giardino, ma io le chiamo margherite. Ok. Quindi, come ne prendo... Prendo questa bella margheritona grossa. Probabilmente ha una serra, secondo me. Le margherite crescono anche d'inverno, quindi... Ok, perfetto. Io ce l'ho fiorite ora, tipo. Ah, perfetto. Sono quelle grosse, però. Quelle grosse, sì. Sì, ok, quelle. Le margheritone, ok. Viola, che ovviamente nel senso la zietta ce l'ha, bianca no, bianca troppo semplice, troppo lineare. E comincio a fare, mentre mi cammino per la scuola, ovviamente dando occhiatacce a destra e a manca, cercando di non essere vista, perché... Tipo, Grace ama Orlando, Grace non ama Orlando, perché se... Nel senso, vediamo un po' se con questo incantesimo semplice, ma a mio parere sempre efficace, riesco a ottenere risposte. Quindi io vorrei provare a guardare nell'abisso con me che tipo tolgo i petali alla margherita per vedere mama non mama. Ok, guarda nell'abisso. Ok, allora
Sempre dark, giusto? Sì. Si sa mai. Dovrò convertirmi al PC. Allora, che è più bravi. Oh, 11. Finalmente si ragiona. 11. Vedi, gli incantesimi vanno fatti, quelli efficaci. Vanno fatti da... Che cosa volevi sapere dall'abisso? Voglio sapere, Grace, per chi ha una cotta. Se no non ero lì a fare mamma non mama. Grace, per chi ha una cotta. Ok, fondamentalmente... con 10 più, l'abisso ti fa vedere, avere visioni lucide e hai più uno prossimo se segui queste visioni. Ok, io ho fatto 11, quindi si spera di avere un risultato soddisfacente. Tu inizi a togliere i petali facendo tutti i nomi della classe, mm-hmm. più volte facendo il giro, e l'ultimo petalo che ti rimane in mano è Irina. Quando fai questa smorfia di successo, ti si affianca Mark prendendoti sotto il braccio, dicendo buongiorno. Sembra è tipo impettito come uno stoccafisso. Io lì per lì ero talmente concentrata su sto fiore, né tantomeno che è il mio finto fidanzato, quindi tipo gli tiro tipo un calcio in uno stinco, gli fa cazzo vuoi, poi realizzo tipo guardo a destra, guardo a sinistra, cerco di capire un attimo cosa dirgli, gli fa, cercando di fare la mia peggiore imitazione di una voce sdolcinata, tesoro. Sì, infatti passa Becca e dice vi piace violento a voi, quindi, e se ne va redacchiando entrando in classe. Sei onnipresente. E Mark dice va bene, ci ha creduto, quindi, e ti dice grazie, faccio quello che voglio allora, cioè faccio quello che vuoi allora. Intanto giù le mani e lui e fa, non ti fa un passo indietro a fare una cosa del genere. Oh, ha funzionato, tu l'avevi promesso. Va bene, ok. Io ho ancora in mano praticamente quello che rimane del fiore, è ossia la corolla. L'unico petalo, con l'ultimo petalo che è Irina, fondamentalmente. Ok. E ha detto, lo guardo, ha detto che faresti qualunque cosa ora, visto che ci sei riuscito intanto a dare una dimostrazione a Becca della tua mascolinità e del tuo aesthetic. Sì, cioè, mi stai sul cazzo tantissimo, però... L'ho promesso, si copre la bocca dicendo e qui, io in quel momento c'ho tipo il guizzo di genio, tipo è ancora attivo, ma sono così forte, che bello, mi sento, nel senso, mi sento ringraziata. Stamattina è partita proprio col piede giusto, so chi piace a Grace e lui è ancora sotto il mio incantesimo. Sì, anche se l'unica cosa che non ti torna, cioè che non ti torna, è che tu gli hai fatto un incantesimo diverso. Cioè, da come sta comportando sembra che non può mentire proprio. Sì, sì, nel senso, però potrebbe essere... Cioè, è ancora più forte di quello che volevi, cioè, nel senso... Ma no, ci ho fatto benissimo, qual è il problema? No, però nel senso, noti questa cosa, semplicemente. E quindi lui si mette la mano davanti alla bocca dicendo, non volevo dirlo. Prendo la mia mano e gliela allungo verso di lui, gli fa manina, come per dire mi dai la tua mano? Sì. Gli metto il petalo di Margherita Viola e gli chiedo ingoia, per favore. Hai detto facevi di tutto, voglio una prova subito tangibile che fai sul serio. Lui ti guarda, cioè ti guarda proprio umiliato e dice va bene. E prende il petalo. Non è avvelenato, tranquillo, è una semplice margherita, non è cianuro, non è cipollino, è solo una semplice. Ma non mi posso far vedere con le margherite in giro, che mi andrebbe della mia immagine. Dice, facevo bene a considerarti una stronza allora, e inizia a mangiare il fiore.
Io lo guardo e da una parte sono tipo lusingata per il complimento, da una parte un po' nel tipo sì, però ora mi dice veramente tutto, tutto, che palle. C'è un po' troppo, anche meno. Sì, dopo, nel senso sì, dopo un po', sì, dopo un po' nel senso esistono le bugie bianche apposta. Nel frattempo arrivano anche Orlando e Simon, vi incontrate davanti all'ingresso della scuola. Mm. Ok, io come vedo che c'è altra gente... me lo prendo sotto braccio. Sì, sì, voi siete già dentro. Fondamentalmente. Mm-hmm. Tanto Becca l'ha già messo tipo, lo sa tutto il mondo già praticamente, quindi. Ah, ok, perfetto. Quindi nel senso non c'è nemmeno bisogno di andare a dire guarda, io sto con lui. No, c'è già pensato Becca. Esatto, infatti ho tolto la condizione a Mark gay. Ah, oh, sarà contentissimo Mark in questo momento. Mark... credo che mi dovrei prestare la tua ragazza per qualche minuto, se non ti dispiace. No, e tu sei lì con Simon, cioè stai entrando con Simon fondamentalmente. Ah, ok, sono perché loro sono già in classe. Ok, ok. Simon, come stai? Un raffreddore? Simon ottenebratissimo, proprio, ti guarda. Ehi, bene, e tu? Stai meglio? Prossima domanda. Già. Almeno Mary sta bene. Cioè, non fa so in tempo a finire di dire Mary sta bene, che effettivamente vi passa di fianco Mary e completamente out of character vi supera, si gira e ti lancia un bacio soffiato e facendo un occhiolino inquietante per poi entrare in a scuola dentro il portone dell'edificio. Guardo Mary che se ne va, riguardo Simon, dico sono successe delle cose. Simon ti guarda tipo con il sopracciglio inarcuato e... ok, delle cose già. Cerchiamo di sopravvivere al liceo. Non preoccuparti, non mi chiamo Becca. Bene, inizio a sedermi in classe. Nathan è ancora lì che mi guarda come diciamo, un leone in agguato. No, perché quando entrate in classe e succede fondamentalmente, a meno che tu Samantha non volevi fare altro, ma capita poco dopo che anche tu e Mark entrate in classe. No, sono curioso, aspetto. Nathan in realtà ti ignora, Orlando, quando entrate. Perché è preso a ascoltare a Arthur. Perché Arthur fondamentalmente è in piedi sulla sedia, tutti lo stanno ascoltando e lui dice mi raccomando, stasera, visto che è venerdì e i miei non ci sono, venite tutti nella mia villa che organizzo una festa con tutti. Ah, che bello il party. Ci mancava. Esatto. È quella puntata, esatto. È quella puntata. E quindi sono tutti fondamentalmente che pendono dalle sue labbra perché sanno che lui ha questa villona mega galattica coloniale e se i suoi non ci sono fondamentalmente inviterà tutta la scuola. Facciamo una nota mentale. Ne approfitto della distrazione di Nathan per andare a sedermi al mio posto senza venire senza che ti vida, esatto. Esatto. E le mie rotelle stanno girando, mi si sente? Ok. Sì. E le rotelle di Samantha stanno girando e sta pensando, se io riesco a essere invitata alla festa, soprattutto se c'è tutta la classe, sarebbe una cornucopia di informazioni pazzesche. Perché quindi mi posso capire di Grace se è effettivamente vero quello che ho scoperto, perché l'incantesimo della Margherita è infallibile, tipo al 99%. E soprattutto posso fare quello che volevo fare dall'inizio, ossia far ciulare Drake e Josh. Esatto. Perché sì, allora lui sta distribuendo dei tagliandini che sono tipo dei free drink finti a tutti, come se fosse tipo invito. L'unico banco l'ha dato anche a Mark? L'ha dato anche a Mark, sì. Okay. Sì, c'è solo una persona, cioè, che non è ancora presente, c'è solo una persona a cui non lo lascia sul banco, che è Jeremy. Me?
è l'unico che, che non invita, fondamentalmente. Ok, non invita Jeremy, ma quindi nel... una domanda, ma anche a me l'ha lasciato il bigliettino? L'unico a cui non l'ha messo sopra è Jeremy, che non è ancora arrivato. Tutti gli altri li ha invitati e inviterà anche altre classi. Però della vostra classe non ha invitato Jeremy. E basta. Ok, per ora. No, nel senso... Ok, per ora sì, ok. Però nel senso... Adesso l'ha proprio chiaramente saltato come banco, ed è l'unico che ha saltato. Ok. Quando è davanti a me per darmi il fogliettino, io lo guardo e gli chiedo... Un paio di confezioni da 6 di birra potrebbero farti contento stasera. Lui ti guarda come per dire: ma chi mi hai preso? Dice: se le puoi permettere, sì, ci penso. Io non farei mai in modo che sono gli ospiti che devono portare qualcosa. Il cosiddetto che pensi mi. E poi esatto, e poi so dove mio padre nasconde la chiave per gli spiriti, quindi... Io in quel momento tipo... No, gli spiriti, c'è la casa infestata... No, infatti no. Gli altri spiriti. Ci avevo sperato per un attimo, infatti si vede il mio sguardo lì sognante, tipo... Che in realtà per lui è percepito tipo un... Questa tipo si è persa nei suoi pensieri. E lui continua a distribuire queste cose in giro. Nel frattempo arriva anche Irina... Josh non è ancora arrivato e arriva e guarda Simon, ma poi distoglie lo sguardo e va a sedersi. Sì, io la guardo, vedo, io guardo loro, vado, provo ad approcciarla e le dico: ehi, dobbiamo parlare in un modo perentorio. E Becca tipo si fa avanti e dice: oh, che cos'è sto tono così aggressivo con la povera Irina? E Irina tipo ti guarda dicendo: già, che cos'è sto tono? Io guardo Becca e le dico: ma non sto parlando con te. E poi ok, e tipo me ne vado, perché tipo mi sento super aggredito da loro. E senti che fondamentalmente Rebecca Becca dice a Irina: ma ti pare come si comporta quello lì? Secondo me si sicura che non ti ha mai menata? Lol. Da effeminato a... Esatto, cioè Becca cambia proprio versione. Esatto. A marito con la canottiera sporca di sugo. Dici qualcosa? Quando senti che dice questa cosa dietro di te? Mm, a tono no. Abbastanza alto, no, che no. La sentono tutti. Le sarebbe carino l'esplosione. No, seccatissimo proprio dalla situazione, siccome si è impicciata a Becca e Irina le ha dato corda. Me ne vado, sento la cosa, ma... Sì, se stai fermo e non fai nulla ti becchi la condizione violento. Sì. Sì, non reagisco, non le dico nulla. Ok, quindi... tutti iniziano un po' a bisbigliare dicendo: ah, ma quindi si sono mollati. C'ho face palmo. Coglioni. Picchiatore di ex. Esatto. Parlando, tu volevi parlare con Samantha, dicevi? Sì, però in privato, non sono cose da discutere. Sì, no, direi che... Non so se c'è ancora abbastanza tempo prima dell'arrivo di... No, infatti direi che arriva il professor Holland e inizia a fare l'appello. Ci sono tutti questa volta, anche se quando arriva Jeremy nota che è stato escluso. E non ci rimane male, nel senso di... come un escluso, però...
come se fosse un'opportunità che ha perso. E, ma gli inviti sono diciamo nominali o sono generici? Sono dei generici tipo free, pass per free drink, però se te l'ha dato è come dire voglio che tu ci sia. Sì. Non è stato fare l'invito nominale perché sennò non finiva più. Sì. I biglietti delle prevendite. Esatto, è come se fosse, poi non è veramente una, perché tanto è a casa sua, quindi è tutto free. Però è il modo per dire ti voglio o no. Esatto. Ed è il suo modo per dire che Jeremy non lo vuole. Sì. Orlando, tu sei seduto al tuo posto, visto che stanno facendo l'appello. Doro, che è dietro di te, ti picchietta sulla schiena. Mi giro, diciamo, con mezzo torso. E ti dice, tiro indietro la sedia. Avanza, ti bisbiglia. Sì. Mi sa che i soldi quello non me li trova. Non volevo dire che l'avevo detto. E se vuoi comprare qualcosa io ci sono sempre. Sì, magari dopo. E ne parliamo a pranzo comunque. Ok, e infatti skipperei a pausa pranzo, effettivamente. Mm-hmm. Cosa fate? Prima di parlare con il mio partner in crime, voglio fermarmi un attimo con Samantha. Samantha, fondamentalmente da che c'è stata la pausa, Mark non ti ha mollato mai. Cioè è lì di fianco a te e ti segue tipo ombra, anche se non cerca di dire il meno possibile. Cioè io praticamente cammino per il corridoio e vedo che lui finta di non seguirmi, io tipo gli tiro l'occhiataccio e lui tipo guarda dall'altra parte. No, ti segue in modo palese. Tipo cagnolino. Cioè ti segue palesemente, cioè per rinforzare la facciata, in quel senso. Okay. Orlando, se tu arrivi da Samantha vedi che sì, con Mark. Tipo, dico, Mark, senti, credo che ormai l'abbiano capito tutti. Puoi dare un secondo di spazio personale? Mark guarda Samantha e dice sì, no, tientela e se ne va via. Io lo guardo male come per dire tesoro. Non sei geloso. E ti dice quel famoso comico che fa take my wife. Quella è la battuta. E ti dice no, e devo andare a mangiare, ti tengo un posto. E se ne va. Faresti bene a farlo per davvero. E si cammina verso la mensa. Giro la testa di scatto con fare offeso e prendo per un braccio Orlando e lo trascino via proprio per fare tipo la scenata, come per dire non mi tratti così. A me, entri in una classe vuota tipo. Ha appena perso lo status gay, non fagli passare, vorrei prendere anche lo status di cornuto a questo punto, non che ne abbia nessuna voglia di partecipare. Quindi cosa hai scoperto? Dimmi tutto. Allora, hello? Sì. Ti ho detto dovresti tingerti i capelli di rosso. Ah, Orlando. Ok, scusa, sei saltato. Ah, no, allora è saltato proprio, no? Okay. Ah, ok, scusate. Tingermi i capelli di rosso, tutto qua, gli piacciono i rossi di capelli, quelli di carota. Le rosse, tesoro. Te l'avevo detto. Per fortuna Irina, questo bel visino quindi femmino. Sì, ok, ma non credo sia così generico. Senti, ma ascolta. A questo punto ho un tipo un guizzo, ma tu sei amica di Mary, giusto? Si vede che farfuglia Samantha. Sì. Perché lo chiedi? I nostri patti erano solo informazioni su Grace. No,
non è una conversazione amichevole, non deve essere tutto uno scambio di informazioni. Perché dovrei fare una conversazione amichevole con te? Con chi la dovresti fare se non con me? Con me stessa. Sto così bene da sola, comunque vai, sposa, vai. Sei finito. Allora, Mariana, mai avuto degli interessi particolari per, non so, cose strane, storia, storia antica, Egitto? E adesso mi avvicino, diciamo, attraversando il banco con il torso e sussurro: libri volanti. Io in quel momento, finché parlava di antico Egitto, storia, ho detto vabbè, gli rifilerò una risposta generica. Quando mi dice libri volanti, io ho un tipo un sussulto. Tira per intrigarla, temo... quando ti sei sposto verso di lei, sopra il banco. Ho sussurrato nell'orecchio, perché sono diventato abbastanza... cioè, Orlando a questo punto è abbastanza paranoico di qualsiasi cosa. Ok. Fatto uno di esperienza. Vai, Pam. Cosa successo se fallisci lotta? E niente, faccio una mossa io. Ah, se fai la mossa, giusto. È uguale qualunque altra mossa. Quindi tu ti sporgi verso di lei dicendole, sussurrandole, libri volanti. Giusto? Sì. Appena dici questo, senti un tipo delle come un trillo fortissimo nella testa, proprio senti come se fosse un'emicrania fulminante e ti sanguinano le orecchie, subisci un danno. E tu, Samantha, noti questa cosa e Orlando è stato uno devastato da questa vita. Prendo il fazzolettino dopo aver tirato un urlo di dolore, lo stesso fazzoletto di pizzo che ho usato per pulirmi il naso, lo uso anche per pulirmi le orecchie. Diventerò anemico prima o poi. Io lo guardo e fo: che ti è successo? Ti sei spezzata un'unghia, tesoro? Non ho le unghie nelle orecchie. Niente, scusami, credo di essermi pulito male con il cotton fioco o qualcosa del genere. Niente, comunque... Cioè, lascia stare, sono una mia fisima, tipo, prendo e me ne vado. Faccio per andare. Io gli urlo mentre se ne va via. Quindi non ti interessa più Grace? Ora ti vuoi fare Mary? Ovvio che no. È solo... è un po' strano tutto qua. Senti... quante strano possibilità ho di mettermi una parrucca e assomigliare a Irina? Lo guardo, gli dico... io avrei un'idea. E lì parte la sedicenne ragazzina liceale che è Samantha. Sono tutto orecchie. E poi tipo, mi copro di nuovo d'orecchie. Mettiamo un attimo in pausa e andiamo da Simon. Ok. Come stai passando la pausa pranzo? O il post pausa pranzo, nel senso? Io probabilmente... nel senso... tengo d'occhio Irina e... anzi, Mark è con Samantha? No, perché è andato a tenerle un posto. Ma Samantha sta tardando perché è con Orlando, quindi Mark è seduto da solo fondamentalmente. Ha un vassoio vuoto di fianco a sé, ma è seduto da solo. Però deduco che sta tenendo il posto Samantha, quindi non vado da lui perché cioè, l'ultima volta mi ha fatto capire che era di disagio. Mm-hmm. Anche se la cosa mi scoccia un sacco, però al contempo sono più interessato a osservare il comportamento di Irina e Josh. E
Irina sta mangiando con Becca, in realtà Becca è di spalle mentre Irina è davanti a te, vedi che smette di guardare Becca, guarda dietro di lei e ti guarda un po' colpevole, poi torna a parlare con Becca. Tu sei all'ingresso della mensa fondamentalmente, c'è Mark lì da solo che sta... In realtà sta iniziando a mangiare, non è che sta aspettando Samantha, però le ha messo il vassoio lì e Irina ti ha guardato, poi si è rimessa a parlare con Becca. Intanto da dietro di te arrivano delle altre persone e senti fondamentalmente una mano che ti si poggia sul petto e vieni spinto contro il muro. E davanti a te c'è Josh, Nathan e un altro dei bulletti della squadra di pallanuoto che avevate incontrato al fiume con Orlando. E Josh è davanti a te furioso e ti grida fondamentalmente proprio all'ingresso della mensa. Cos'è sta storia che tu picchiavi Irina? Io, abbastanza scocciato, gli dico: prego, io picchierei Irina, è così? E lo guardo come per cercare di capire dalla sua reazione se è sinceramente arrabbiato o sta cercando di proiettare la cosa. Dunque, capisci che fondamentalmente tu sai che lui la picchia. No, non lo so, lo suppongo. Sì, cioè nel senso hai questo grosso sospetto. Mm-hmm. L'impressione che ti dà adesso è che stia fondamentalmente facendo la parte del bravo fidanzato, perché le voci che girano sono queste su di te. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. E ti scuote e ti dice: rispondimi. No, che non la picchiavo. Lui si guarda Nathan e l'altro. Nathan si fa avanti e ti dice: rispondigli con la verità. Che vi devo dire, bestioni? A quanto pare ti metto una mano sul collo. Anche voi pendete dalle labbra di Becca. Ok, tira per sciattarli. Quindi con cold. Cold? Sì. Ok, fatto 6, quindi fatto esperienza. Era 4. Josh, vedi che inizia a stringere la mano al tuo collo, quasi ti manca il respiro, si guarda con gli altri due, Nathan fa un altro passo verso di te e dice: noi non pendiamo dalle labbra di Becca, è stata lei a dirci quello che facevi con Irina quando stavate insieme e non possiamo lasciarti andare in giro senza darti una lezione. E fondamentalmente Josh ti solleva dal collo, ti butta a terra e Nathan ti tira un calcio nelle costole. E tipo okay. Le senti che quasi si incrinano, ti fanno 2 danni e ti lasciano lì a terra. Ok. Intanto Orlando e Samantha, voi avete finito giusto di parlare? Ma in realtà mi stavo per fare il big reveal del suo piano segreto. Ah, giusto. Allora, quindi tutto il contrario. Andiamo un attimo in pausa, torniamo da voi. Yes. Samantha, continua pure. Io dicevo, come dicevo prima, sono un adolescente, sono in piena crisi ormonale,
un uomo davanti a me si è appena proposto di indossare una parrucca. Io ho una riserva di parrucche che utilizzo a volte per nel senso per mascherarmi nella folla, per non essere riconosciuta e per ispirare quegli altri. E la mia idea sarebbe quella di chiedere a Simon di venire da me e Orlando, di fare un makeover. Orlando. Con le musiche trance di sottofondo, non lo so. Mascherare Orlando da donna. Sì, detto così sembra brutto, ma sì, quello. Orlando, cosa dici? Beh, c'è il gran party, il gran galà di Arthur stasera. Ora, gran galà è un parolone, nel senso, cioè c'è sta festicciola. Ok, però in una magione coloniale sarà un sacco di persone, probabilmente nessuno si accorgerà della mia apparente mancanza. Ci scommetto e lo guardo come per dire tranquillo, non, nel senso non mancheresti a nessuno. E la mia idea è appunto, nel senso, vediamo se sotto copertura, io sono lì già in tre, cioè cerco di trattenere l'entusiasmo del makeover. C'è solo un problema. Tu puoi magari hai le parrucche, ma manca il vestito. Sicuramente non mi metto nulla che diventeresti tu, senza offesa ovviamente. Io lo guardo e gli fa: tranquillo, non stavolta te la lascio passare. E gli faccio: ti dispiace se faccio un attimo una cosa? E prendo e lo abbraccio. Cingo la sua vita con le mie mani, vedo che riesco a toccarmi le dita. Tira per intrigarlo. Sì, ma vorrei fare altro. Comunque sì, va bene. Lo fai involontariamente, però. Ah, ok, va bene. Sarebbe il colmo, onestamente. Quindi tiro su hot, giusto? Sì, esatto, hot. Oh, magari fai pure esperienza. Passi. Sì, sì. Lamentati. Va bene. Ok, no, ho sbagliato, scusate, l'abitudine dark. Esatto. Esattamente. No. Tra l'altro avessi fatto 6 con un più 1, quindi c'è cioè pure meno 1. Invece 10, ok. Allora, con 10 prendi una stringa su Orlando che te la segno. Orlando, due okay. Stringhe. E poi Orlando deve scegliere una delle opzioni sotto, cioè ti concedi a lei, le prometti qualcosa che pensi che lei voglia o agisci in modo imbarazzato e teso. Diciamo, io non toccarmi lì così all'improvviso. Ma io ti ho chiesto il permesso prima. Sì, vabbè, va bene, è una cosa diversa. Non pensavo. No, hai la stessa taglia della zia Trudy, che io sono abituata a non dirlo a nessuno, abbracciare la zia Trudy, quindi so che più o meno questa è la sua corporatura e ho voluto controllare le misure. Lo rubiamo alla zia Trudy, lo rubiamo alla zietta il vestito, tranquillo. Di sicuro è sempre è molto più di tuo gusto rispetto ai miei. E ti starebbe. Le misure sono quelle. Cosa mi tocca fare? Questo abbiamo risolto. Se no andiamo a fare shopping. Ce l'abbiamo a un negozietto dell'usato a Silverdale. Siamo sì, studenti, no? Dopo. Vabbè, avete proprio anche un negozio di vestiti normale, quindi... Sì, ma siamo studenti, nel senso io non ce li butto i soldi per il suo vestito. Se lo compra lui da solo, no, no, va che bene. In quel negozio sì. Lì c'è un po' di tutto, ci sono sia le cose in discount, sia le cose un po' meglio. Ah, ok, quindi al Goodwill non ce lo portiamo, Orlando, ok. Sì, invece se no, cioè, le robe con i buchi. Va bene, so che questa... Magari c'è l'effetto vedo-non-vedo, col buco. Beh... Vabbè. So che questa idea piace molto più a te di quanto piace a me, e quindi ho bisogno che tu mi prometta che questa cosa non uscirà mai da queste mura. Metto la mano sul cuore e faccio una croce sul cuore.
Ok, quindi. E nel frattempo ho già pregusto tutto il mio pomeriggio di divertimenti, malsani divertimenti promesso... con il povero Glando. Tanto informazioni su Grayson te la date, quindi adesso le hai promesso che non rivelerai che cosa? Che sto facendo che farò cross dressing, cioè che ho fatto cross dressing, cioè di questa storia del cross dressing non dovrà mai saperlo nessuno. Ok, allora, visto che gli hai fatto una promessa, hai fatto un'esperienza e hai fatto un avanzamento. Quindi mentre andiamo da Simon, pensa guarda che gentile che sono. Quindi pensi a che avanzamento prendere. Simon, tu intanto sei sanguinante e con le ossa incriccate a terra davanti alla caffetteria e vola fondamentalmente sopra di te Mark. E ti dice, oh mio Dio, ma stai bene, mentre i tre energumeni se ne vanno? No, non sto bene, però mi riprenderò. E non... Che teste di cazzo. Avrei voluto intervenire, ma sono un codardo di merda. Dai, vieni, ti aiuto io ad alzarti. Grazie, Mark. E... Quegli idioti. Senti, ti porto in infermeria per vedere se è grave. Poi ti tengo qualcosa da mangiare da parte. Io ti ringrazio. Vai con lui in infermeria? Sì. Lui inizia ad andare con te lungo il corridoio, che è quasi deserto, visto che sono tutti o fuori nel cortile o in caffetteria. È stranamente silenzioso. Io... Nel senso, sono molto arrabbiato, però comunque sono anche contento che Mark... Anche se ha dovuto utilizzare un escamotage che non approvo molto, però comunque si è fatto avanti se non altro, e non ha avuto paura di approcciarmi davanti a tutti in mensa. Quindi sono contento, gli sorrido nonostante sia di pessimo umore e gli dico: sono contento che ci sei, Mark. Lui, mentre ti fa tipo da bastone, dice: avrei dovuto fare di più, ma cos'è questa storia che gira, che dicono che picchiavi Irina, ma per cosa, da dove viene questa storia? Ah, secondo te da dove viene? Viene da Becca, come tutte le storie. E non riesco a capire come faccia Becca a tramutare un filo d'erba in una foresta. Lui sospira e dice: te lo dico io, perché nessuno vuole essere la sua prossima vittima. Vittima? Sembrano tutti così attaccati a quello che dice. È solo una stronza e non sa niente di nessuno, si inventa le cose. Lui, mentre state andando verso l'infermeria, dice: lo so, con me sfondi una porta aperta, ma sai, oggi ho fatto un po' il codardo con te, ma evidentemente tutti sono codardi se credono alle cose che dice. Già. E sono il coraggio di farsi avanti e dire di chiudere il becco una volta tanto e di non sparare cazzate sulla gente. Forse è bene che qualcuno lo faccia. Intanto ti porta effettivamente in infermeria, ti fa sedere tipo sul lettino e ti dice: l'infermiera non c'è, però magari almeno vedere se hai dei tagli, dei lividi, non lo so. Inizia, apre tipo un armadietto, prende dei cerotti, delle garze e dice: come, dove senti male?
Gli indico dove ci sono le costole. Qui, ma penso che siano solo lividi. E ti dice, beh, vediamo. E tipo ti fa per togliere la maglietta per vedere se è sanguigno o cosa. Sì, sì. Tira per intitarlo. Lascio fare. Cosa tiro? Hot. E aveva lavorato così tanto per perdere status gay. Esatto. Beh, è lì da soli da soli, eh. 10. Ok. Ah, con 10 prendi un'altra stringa su Mark. Ne hai due. Lui sceglie se concedersi, prometterti qualcosa che pensa che tu voglia, o agire in modo imbarazzato. Ok, quindi tu ti togli la maglietta, lui è lì davanti a te, ti bacia. Cosa fai? Io rimango allibito dalla cosa e sgrano gli occhi, faccio: Mark, ma cosa fai? E lui fa un salto indietro e tipo rossissimo in volto dice: che cosa ho fatto? Ma io pensavo che noi e tipo arrossisco. Lui si copre gli occhi, dice: porca troia, ho rovinato tutto, e fa per scappare via. No, aspetta, Mark. Se lo vuoi fermare per parlarci, devi spendere una stringa. Se no scapperà via. Sì, spendo una stringa. Ok, lui si ferma sulla porta, però non ti guarda e dice: che cosa c'è? Mark, tu provi qualcosa per me? Si gira verso di te, vedi che sta piangendo e dice: mi sembra evidente. Da quanto tempo? Scuote il capo e dice: da più di quello che immagini. Io non ne avevo idea. E probabilmente involontariamente ti ho fatto soffrire un sacco parlandoti di Irina. Lui sbuffa e dice: vabbè, ognuno si prende il veleno che si sceglie, no? Ti prego, Mark, non allontanarti per questa cosa. Non è vero che hai rovinato tutto. Lui parliamone con calma. Fa un passo indietro, chiude la porta e dice: come non ho rovinato tutto? Come fanno le cose a tornare come prima? Perché non sempre le cose si evolvono nel modo sbagliato o negativo. Lui, vedi che gli scendono questi lacrimoni, si toglie gli occhiali e dice: è che non penso di essere capace di tornare indietro e far finta che di non averti baciato. Non devi fare finta di non avermi baciato, Mark. E provo come provo pensi? Ad abbracciarlo. Lui rimane, cioè è tipo paralizzato e dice: non ti sembra il caso? Io non so cosa succederà, però
tu sei una delle poche persone a cui sono davvero legato e non voglio perderti. Inoltre, in questo periodo è tutto un casino e non voglio che... Perché una cosa bella deve essere sempre negativa, deve portare a soffrire. Lui vedi che si lascia proprio andare nel tuo abbraccio, fondamentalmente, e sta singhiozzando sommessamente mentre ha la testa sulla tua spalla. E proprio in quel momento si apre la porta ed entra Becca, che tipo dice: che palle che mi sono rotta un'unghia. E rimane ferma vedendovi voi due abbracciati così. E fa tipo un sorrisone a 500 denti. E io continuo dicendo: alla fine ci sforziamo sempre di definire una cosa, ma perché bisogna avere fretta di dare una definizione a qualcosa. Poi guardo Becca. Lei tira fuori il cellulare e vi fa una foto. Mark tipo si toglie subito e dice: che cosa è successo? E Becca dice: oh, quando la posterò su Facebook sta qui. E fa per andarsene. Cosa fai? Io provo a fermarla dicendo: ehi, lo sai che quello che stai facendo potrebbe metterti nei guai con la legge. Ok, la stai shottando. Tira con cold. Ok, sarà okay. Un po' imparato. 9. Allora, con 9 lei sceglie: si scusa, sta zitta e accusa il colpo, o cammina via. E tu tra l'altro fai la figura dello stronzo e lei si prende una stringa su di te. Allora, quindi Becca prende una stringa su Simon. E lei sceglie che sta zitta e accusa il colpo. Quindi effettivamente rimane lì. Ti fa vedere il cellulare e dice: fa vedere che tipo cancella la foto e dice: to, contenti? Io infierisco e dico: tu non hai una vita. E lei dice: cosa intendi dire? Insomma, sei qui, poi sei di là e stai sempre addosso alle persone. Perché non ti fai un po' i cazzi tuoi ogni tanto? Ok, shutter ancora? Sfogo tipo tutta la rabbia di questi giorni. Shutter di nuovo? Con cold sempre, sì. 4. Allora, hai fatto esperienza e quindi anche tu fai un avanzamento, fondamentalmente. Quindi potrai scegliere poi dopo che avanzamento fare. Come anche Samantha, che ti metto il pallino, anche a te così te lo ricordi. Lei fondamentalmente ti dice: tu non sei un cazzo della mia vita e senz'altro ho una vita molto migliore della vostra. Guarda, basta che vado in giro anche senza foto, mi basta andare in giro a dire cosa ho visto e tutti mi daranno retta. Anzi, mi sa che è proprio quello che faccio. E va verso la caffetteria. Sono sicuro che lo farai, Becca.
Mark in fondo ti guarda e ti dice: no, ti prego, fermala. Mark, devi smetterla di temere cosa dice Becca. Lei no, l'hai sentita, può, no? Non può andare in giro a dire queste cose, ti prego. E poi aveva già messo in giro il fatto, la cosa che sei gay e ne sei sopravvissuto. No, devi... Non ce la posso fare. Vedi che prende dalla... fondamentalmente dall'armadietto un bisturi e corre verso Becca. No. Cosa fai? Provo a fermarlo, a placcarlo. Ok, stai mantenendo il controllo. Che cosa hai paura che succeda? Ho paura che succeda il peggio, cioè un bisturi in mano, che si faccia male o che possa fare del male a lei. Ok, tira per mantenere il controllo. Cosa devo tirare? Sempre cold, purtroppo. Ah, ok. Vado di cold. Sette. Allora, con 7 le tue azioni ti lasciano vulnerabili. Puoi scegliere se non farlo o farlo. Se lo blocchi, lo placchi, ma purtroppo nella colluttazione il bisturi ti si pianta addosso, fondamentalmente. Ok. Se invece no, lui salta addosso a Becca. No, cioè, lo blocco. Ok. Anche perché non posso prevedere che lui mi colpisca. No, certo. Tu lo placchi, lui non se lo aspettava chiaramente, si gira verso di te e il bisturi ti finisce in gola e ti fa 2 danni e sei morto. Dun 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 dun. Scegli, visto che c'è la mossa evitare la morte, se perdere tutte le stringhe che avevi o diventare il tuo dark self. Cosa significa diventare il mio dark self? Allora, il dark self è scritto nella tua scheda. In questo caso è: nessuno ti capisce, nessuno ci prova nemmeno. Fai così tanto per le persone che ami e queste ti camminano ignorandoti. Abbastanza letterale. Esatto. Ora basta, tradiscile. Fagli vedere che cosa vuol dire quando qualcuno non si preoccupa per te. Rivela la loro mostruosità. Solo vedendo il dolore che hai causato alla persona che ami, quindi a Irina, ti farà uscire dal Dark Self. Fondamentalmente è che quando tu lo attivi, rimane attivo per sempre fin quando non completi quella clausola. Cioè, esci dal Dark Self quando vedi il dolore che hai provocato alla persona che ami, che è proprio maiuscolo, quindi è proprio Irina, a meno che non la cambi. Se no, rimane attivo e te la devi giocare così. Quindi te la devi giocare che dici: ora basta, mi sono stufato che la gente mi calpesta, farò del male alle persone che mi vogliono bene, facendo vedere che sono loro i mostri. Inoltre, se tu hai attivo il Dark Self, tutte le opzioni che prevedono che tu vai in Dark Self non si possono usare. Ad esempio, c'è un'opzione che quando cerchi di fare del male a qualcuno, c'è un'opzione che è: vai in Dark Self. Se tu lo sei già, non la puoi scegliere. E così via. Quindi scegli se perdere tutte le stringhe o attivare questa cosa. Il problema è che non ho motivo di dire, cioè, di avercela con le persone che mi stanno a cuore. Se non vuoi entrare in Dark Self, devi prendere tutte le stringhe, allora. Sì, va bene. Ok, perdi tutte le stringhe. Ma anche l'opzione di morire proprio, mi sembra che se uno vuole, quindi, può anche ma scegliere di morire. Ma quindi evito la morte? Sì. Cioè, questa mossa, okay. Tu eviti la morte, vuol dire che non era così grave come sembrava. Semplicemente. Okay.
il classico cliffhanger. Esatto, esatto. E ovviamente, che si allarga. E ovviamente ti toglie anche la condizione violento, perché quello violento è stato Mark. Infatti Mark si prende la condizione gay violento. Mark, è proprio una brutta vita. Samantha e Orlando, voi cosa fate? Beh, a questo punto abbiamo finito di confabulare sul mio prossimo crossdressing, quindi credo che a questo punto sentiamo le urla di Mark. No, forse. Infatti, cioè nel senso, se voi state andando in caffetteria, arriva Becca correndo e dice... Sì. Mark ha tagliato la gola a Simon perché non c'è stato. Troppi dettagli, Becca. Andiamo. E tutta la caffetteria fondamentalmente si muove in direzione dell'infermeria, dove fondamentalmente tutti quanti, a meno che Samantha tu non vuoi andare altrove, vedete Simon in un lago di sangue e Mark sopra di lui che piange dicendo no, non doveva andare così. E sbuca anche tipo i professori e l'infermiera e chiamano tipo un'ambulanza subito. Credo di essere abbastanza pietrificato, anche perché aggetti taglienti non sono il massimo per Orlando. Samantha è tutto quel sangue sprecato, cazzo. Samantha? Sei mutata, eh? Sei mutata, Samantha. Cioè, se stavi parlando in questo momento, oddio, non ti sento. Ok, allora ho parlato da sola per tipo 2 minuti. Esatto. Per questo ti ignoravamo. Cioè. Ok. Credo che, Orlando, credo sia semplicemente paralizzato dalla scena, non forse tipo provo magari a prendere Mark e a scostarlo via dal quasi cadavere di Simon. Mark corre via e c'è Irina, quando arriva a vedere la scena inizia a urlare tipo Mark corre via. Ti fai qualcosa? Sì, provo a inseguirlo, perché giustamente da come l'ho vista, l'ha provato a ucciderlo, quindi... Ok, che cosa hai paura che succeda? Ho paura che scappi via e... provi a uccidere, provo a colpire qualcos'altro, uccidere qualcos'altro, oppure farsi del male da solo, tipo uccidersi o cose del genere. Ok, cerca di mantenere il controllo. Quindi con cold. Roll cold. Cioè meno uno, però. Ecco, infatti. Però il lato positivo è che sei passato anche tu di. Hai fatto anche tu esperienza. Avete fatto tutti un avanzamento, quindi pensate come spenderlo. Esatto. Allora, hai fallito, giusto? Sì, è un fallito. E. Sì, fondamentalmente tu lo segui. Mm-hmm. E. Lui è parecchio veloce, sta salendo su... Non si ferma, non dice niente. Sta salendo sulle scale che portano al tetto, effettivamente. Quando arrivi lì, lo trovi che è sul bordo del parapetto. Mark! Non farlo, ma... E dice, l'ho ucciso, non merito di vivere. Non l'ha ucciso, stanno arrivando i medici, è ancora vivo, stavo ancora respirando, non hai visto? Non fare nulla di stupido, Mark. Lui ti guarda e ti dice, non è una cosa stupida, è l'unica via di uscita che ho. Ho ucciso la persona che amavo e andrò in riformatorio per questo e non avrò più una vita. Dimmi perché dovrei restare qui e non buttarmi. Mm.
Orlando, Orlando no, no, hai ragione. Orlando finito, non gli importa così tanto. Tipo, no, beh, dai, effettivamente beh, hai ragione, vai. Dai. Senti, Mark. Vuoi veramente morire senza sapere che è successo alla persona che ami? Non è morto. Se spegni una stringa su di lui, effettivamente rimane. Una stringa su... Non ce l'hai. Non ce l'ho, quindi... Lui... Io nel frattempo sono riuscita a corrigli idea se a raggiungere sì, sì. I due scemi. Sì, sì, sì. Ok. Io sono indecisa sul... Provo a correre velocemente al piano terra mentre c'è Orlando che convince Mark e faccio i miei disegnini per terra così lui mi ci casca sopra e è perfetto. Ma, okay. Devi estrarlo tu, non lo puoi prendere usato, altrimenti potresti usare anche quello che c'è di Simon a quel punto. Teoricamente, se io dico vai, vieni giù tesoro, buttati di sotto, cioè, allora sì, è come se lo effettivamente se lo, allora, se lo induce al suicidio, sì, effettivamente. questa era una cosa assolutamente macabra. Lo so, ma ognuno ha i suoi scopi, però nel senso sì, mi rendo conto che è troppo anche per me. Ma Mark, senti, non è tutto perso, poi se non vuoi più vivere in questo mondo, puoi vivere nel mio. Ok, tira per intrigarlo. Devi sperare di fare 10 perché è l'unico modo per avere una stringa. No, oddio, anche con 7-9 se vuole dartela. Roll. Se vuole dartela. Ok. Ah, 10 hai fatto proprio, ok. Allora, prendi la stringa su di lui. Mm-hmm. E lui sceglie se concedersi a te, prometterti qualcosa che pensa che tu vuoi, o agire in modo imbarazzato. Lui ti guarda e ti dice... davvero potrò stare con te? Ha capito male. In tutto questo io sto fangirlando lì dietro. Esatto. Mi piace che si sta per suicidare tu. Bene, bene, ship. Io sono così carini. Vabbè, nel senso, se non ci riesce farò qualcosa io. Però... Beh, tanto la stringa sì. Ce l'hai. Cioè, lui dice questa frase. Sì, sì. Penso di averne un paio io su Mark. E una ne hai. Ok. Quindi puoi farlo saltare se vuoi. Effettivamente. Vola, mio piccolo pony. No. Non posso prometterti di stare con te, anche perché il tuo amore so bene che appartiene a qualcun altro. Posso portarti dalla mia gente, lì sarei al sicuro da riformatorio, prigione, qualsiasi conseguenza. Quindi una via di fuga. Che cerca di perseguire i suoi scopi. Questo gli vuol rifilare il ragazzo al posto della figliola. Ma, no, voglio solo salvarlo. Sperando che vada bene. non ho illusioni che mio padre si voglia beccare questo roito al posto di Grace. Se paghi la stringa, lui fa un passo indietro. Sì, pago la stringa. E lui ti guarda e ti dice: non capisco cosa intendi, ma è l'unica speranza che ho. E si avvicina a te dandoti la mano. E dice: dobbiamo andarci subito, però. Samantha di sottofondo squittisce mentre li vede. Quanti piani sono per scendere effettivamente? Sono tipo 5. Minchia, ci sono le scale antincendio. Sì, no, infatti voi siete saliti con le scale. Ok. Samantha, però, tipo, tu quelle... dove sei?
Sei lì dietro? Sono, diciamo, a circa 3 metri di distanza da loro che li osservo. Quindi sei davanti alla rampa, fondamentalmente. Sì, sì. Sono, diciamo, l'ombra. Come prima lo era Mark con me, ora lo sono io con lui. Nel senso, lo guardo zitta, muta, senza dire pio. Bene, tipo, probabilmente ci sono tipo le scale antincendio, quelle esterne di metallo, per scendere, tipo, quella lì... Sì, sì, esatto. Okay. Samantha, tu vedi che da sotto, visto che tu sei proprio sulle scale, stanno salendo Josh, Nathan e l'altro compagno di pallanuoto. Che a questo punto chiameremo Luke, visto che continua a comparire. Ok. Pallanuotista. E senti che dicono, è andato di sopra, dobbiamo dargli una lezione a quell'assassino. Ah, quindi teoricamente se lo facevo saltare io gli risparmiamo la sua sofferenza. Vedi che ero brava io. Buttati ancora in tempo. Buttati che è morbido. Mark guarda Orlando terrorizzato e dice... Corri, scendi le scale, vai nel bosco. No, non ti seguo. Io li guardo, no, non si scendono le scale. Peggio le scale, brutte. Stanno salendo da quelle scale che devo... Diciamo, sì, c'è un altro percorso per scendere. Ah, ok. Fondamentalmente devi entrare devi entrare tipo lì c'è il gabbiotto quello per tipo che dà sul vano con le robe elettriche, e da lì c'è un'altra scala che porta all'ultimo piano. Diciamo, gli dico di scappare nella direzione in cui appunto non stanno arrivando gli energumeni pronti a dargli, diciamo, ucciderlo sostanzialmente. Direi che stai reagendo. Allora, se corri con lui, stai scappando. Se no, stai mantenendo il controllo per farlo scappare. Diciamo che sto facendo finta di inseguirlo sostanzialmente. Quindi è più mantenendo il controllo per farlo scappare. Che hai paura che ti sgamino loro? Sì, perché mi. Diciamo, sto cercando di simulare il fatto che io lo sto inseguendo anche. Ok, sì, no, mantenere il controllo è quando agisci nonostante la paura, sì, sì, sì. Devi dirmi di cosa hai paura. Immagino che paura che ti sgamino. No. Esatto. Ti tira con Cold. Uff. Non è un fallimento. 7? Sì, 7. Ok, allora ti dico com'è che rimani vulnerabile. Allora... tu di cosa avevi paura esattamente? Avevo paura che tipo ci vedono noi due insieme e pensano che tipo io lo stia aiutando in qualche modo. E quindi sto simulando il fatto di inseguirlo. Ok, quindi non vuoi essere visto con loro, vuoi scappare vuoi fondamentalmente farlo scappare. Allora in questo modo questa cosa ti lascia vulnerabile. Intanto Samantha, tu cosa intendi fare? Io gli faccio scare identiche a quelli, così intanto sono impegnati a... Intanto basta guardarli, no? Sì. Allora... Diciamo, mi può lasciare invulnerarmi nel fatto che, diciamo, se tutto va bene, sarò l'ultima persona che ha visto Mark prima che scompaia per sempre, sostanzialmente. No, certo. Direi che il modo in cui rimani vulnerabile è che si capisce che tu lo stai facendo, ti stai parecchio esponendo per lui. Se lo fai, lui si prende una stringa su di te. Diciamo... Sì, diciamo, va bene, appunto, sto cercando di aiutarlo, questo poveraccio. Ok. Non sono così cattivo. Quindi Orlando 1. Josh, Nathan e Luke arrivano, vedono Samantha e ti dicono, Nathan ti fa: dove è andato? Ma chi, scusate? L'assassino era qua, non c'è più. Ma secondo me voi non state bene, guardatevi. Cioè, Nathan, da quando è che ti sei fatto pelato? Dice, utilizzo il mio incantesimo Witcher con cui posso far perdere denti, capelli, ok, piccole belle. È un supercazzo, no? Visto che non hai nessun token su di lui, lo devi fissare negli occhi e dire le tue parole magiche. Ok. E tiri più dark.
Allora, speriamo bene. Non mi deludere. Chi ha deluso invece? Ok, quando ci spero nel momento peggiore, proprio quando non ci spero. 11, bene, rincuorante la cosa. E tu volevi che Nathan perdesse i capelli, gli cadessero i denti, giusto? Sì, ma anche solo una delle due, nel senso, mi accontento di poco. E l'incantesimo lo fai. Non sei ancora tanto capace di controllare i tuoi poteri, evidentemente, perché hai preso tutti e tre. Meglio! E fondamentalmente iniziano a coprirsi di buboni che esplodono in pus. I capelli gli cadono a ciocche. Iniziano a perdere dei denti, gli esce il pus dal naso, lo piangono dalle orecchie, è una scena pietosa, e tutti e tre loro iniziano tipo a urlare dicendo cosa succede, e si accasciano sulle scale. Triplice omicidio. No, beh, no, non, cioè, sai che non li puoi uccidere con questa cosa, e sono conciati proprio come dei lebbrosi, fondamentalmente, tutti e tre, tu non volevi... Così grave. Non voleva uccidere, voleva solo ferire o mutilare gravemente. Non è che stanno morendo, però sono tutti e tre coperti di queste pustole che gli iniziano a coprire tutto quanto il corpo, anche ovviamente quando perdono i capelli gli vengono fuori queste pustole che esplodono in pus mischiato a sangue, e perdono, sì, e svengono. Diciamo un bellissimo spettacolo da vedere. E fondamentalmente svengono davanti a te. Che cosa fai? Potrei approfittarne perché così almeno ho tre tizi da utilizzare. Quindi me ne posso permettere tre di incantesimi, però no. Tanto non mi vedono, giusto? Sono svenuti. Ok, prendo un token a testa. Ok, quindi tu sei lì fondamentalmente e stai raccogliendo i token. Che cosa hai paura che succeda mentre lì prendi i token? Che arrivi altra gente. Tira per mantenere il controllo. Io non dico niente se non mi gufo. Sempre. No, anzi, cold però so. Hai due, dai. Potrei le ultime parole così famose. Schifo di nuovo. 9, dai. Ho fatto 9. Ah, con 9 ti dico. Lo puoi fare, ma l'azione ti lascerà vulnerabile. Sì, tu puoi prendere i tre token su di loro. Ma Mary ti vede. Oppure vai via prima e non prendi token. Nemmeno uno. Piccino piccino. Scegli. No, scappo. Vado a vedere che fa quel occhio del mio ragazzo. Ok, quindi scappi al piano allora, terra. Della stronza, quindi siamo pari. I tre tizi sono svenuti lì. Sì. Mi piange il cuore, lo so. Però sono più curiosa. La curiosità batte. E Simon, tu ti svegli. Effettivamente, hai perso molto sangue, ma ti svegli. Fortunatamente il bisturi non ha preso la carotide. Ma mi sveglio... Sei lì sul posto? Lì sul posto, in mezzo al tuo sangue, ma stai bene. E c'è Irina, tipo, che è sopra di te, che sta piangendo, disperata. E tutto un campanello di gente attorno. E anche Samantha è appena scesa giù. Mancano solo Orlando, Mark, praticamente tutta la squadra di pallanuoto. Io chiedo a Irina, preoccupata, dov'è Mark? Se riesco a parlare. Sì. Cioè, okay. Hai perso molto sangue, ma evidentemente era soltanto dei vasi sanguigni superficiali. Ok. Sì, e... fa molto scena alla Beautiful, nel senso, succede il peggio mondo, però... Poi no, in realtà no, stava bene. Cioè, la pozza di sangue enorme, ma no, sta bene, può parlare, può anche correre. E Irina ti guarda tipo sconcertata e ti dice: ma ha cercato di ucciderti?
cosa ti importa? Cosa chiedi di lui? Io gli dico, ma no, non è così, Irina. Io stavo cercando di fermarlo e per sbaglio è successo, è stato un errore. Lui beccali che sarà anche lei sarà piange, scappato. Scossa, e dice, no, l'ho visto, lo ha colpito. Ha tentato di baciarlo e lui e Simon non voleva, e quindi lo ha trafitto con il bisturi per gelosia. Ma sei scema, gli dico. E lei dice, ma ti pare il momento di inventarti queste storie? E lei dice, no, ma tu non te lo ricordi evidentemente. No, certo, mi ha pugnalato la testa. La vuoi chattare? Sì, cioè. Cosa le dici per chattarla? Le dico, in un momento del genere ti metti ad inventarti le tue solite storie, non ti vergogni. Ok, chattala. Con cold sempre. Dici, quindi effettivamente capisci, cioè anche lei capisce che ha fatto un passo troppo lungo. Prendi una stringa su di lei. Quindi, cosa sto facendo? Becca 1. Ed effettivamente dice, no, ok, non è andata proprio così, è stato un incidente effettivamente. E se ne va imbarazzata. Minchia, la manderei a fanculo. E ok. Irina è lì sopra di te, ti tiene la mano e dice, mi sono sentita a morire. Intanto tu, Samantha, vedi la scena, ovviamente. Ok, meglio che, non, che mi tolgo il microfono, se non mi dico che ce l'ho tolto. Ok, io guardo la scena e da una parte sono tipo sollevata che, tra virgolette, sia andato tutto bene. Senso, non è la coppia che scippo io, quindi non li vorrei dividere. E niente. Io teoricamente il token che ho di Simon, c'è anche Irina dentro, c'è la foto con Irina, quindi potrei utilizzarlo. Vabbè, però è un token di Simon. È un token, perfetto. Perché quando l'hai preso il collegamento simpatetico era con Simon, perché lo definisci quando lo prendi. Ok, perfetto. No, uno chiede per sicurezza. Sì, sì, non sì, è, sì. Non ero sicura. E niente. Sarebbe così un peccato rovinare una scena del genere se... Se le cadessero i capelli. No, a caso. No, nel senso, se dovesse correre in bagno in preda a forti dolori da ciclo mestruale. Anzi, ho una bella puzza di sangue lì. Sai che vuol dire bello? E infatti tipo tutto quel sangue sprecato. Intanto... Samantha, vedi che ti si avvicina Mary. Mm-hmm. E ti dice, ho visto che sei andata su quando è scappato Mark. Che fine ha fatto? Me lo chiedi come se fossi la sua ragazza. No, effettivamente. Faccio in tempo a correggermi e... che io non ce la facevo a vederlo in quello stato, non volevo che lo prendessero e l'ho lasciato scappare. Che lo prendessero chi? La polizia, ha ferito gravemente e tentato omicidio. Effettivamente arrivano dei poliziotti dentro che iniziano tipo a smistare la folla, anche se Mark e Orlando sono ancora lontani. E
Mary alza un sopracciglio e ti dice: quindi, allora, in nome della nostra amicizia, adesso ci interrogheranno probabilmente. Io non... Senti, sbrighiamocela. Io dirò che tu eri con me, ok? Io la ringrazio. Occhio che sei saltata, eh? Saltata? Sì, ora ti sento. Ora ci sentiamo. E non lo so, io sono tipo a mezzo metro, cioè 20 centimetri dalla wifi, comunque, perfetto. No, adesso va, funziona bene. Lei ti dice, quindi dirò, cioè, ti darò un alibi. Diremo che ci siamo nascoste in bagno insieme. La ringrazio, la guardo con uno sguardo pieno di affetto, di ammirazione. Sì, mi sono così Ferric. E se accetti, le prendo una stringa su di te. Io accetto, le do la mano e ci incamminiamo con tutta la gente che e viene. E pronti per dover fare l'interrogatorio, evidentemente, anche se tu, per in cambio con una stringa che Mary prende, oltre che su Orlando, anche su di te, Samantha 1. Avete una sola alibi, quindi non sanno che tu eri sul tetto, effettivamente. Se avete tempo per l'ultima scena, farei Orlando e Mark, effettivamente. Mentre a scuola stanno interrogando tutti per capire quello che è successo. Voi siete, immagino, nel bosco, nel parco innevato dove c'è il fiume, giusto? Sì, sì, lo sto portando nel bosco innevato, vicino al fiume, dove Simon ha fatto un bagno ieri. Corriamo, io seguo più o meno le sue impronte nella neve. Un po' col fiatone, perché non sono particolarmente atletico, penso, pro snello. Fermati, Mark. Sì, probabilmente neanche Mark, però Mark ha tutta l'adrenalina. L'adrenalina, sì, esatto. Ma credo siamo sicuro per adesso. Senti, posso spiegare meglio. Io ovviamente in realtà penso che Simon sia ancora morto, perché non ho più l'idea che sia morto. Certo. Sì, sì. Senti, ti devo confessare una cosa che saprai solo tu. Dice: ok. So che può sembrare molto strano, ma questa è la mia vera casa, i boschi. Sono una fata. Sì, una di quelle che si sente tanto nei racconti. Lui scrana un po' gli occhi per capire se in realtà si è buttato ed è morto, e questo è l'aldilà, o se sei impazzito. E dice: come una fata? Una fata, sai, Alette, sono piccolini, beh, niente di questo, però diciamo, comunque una fata. Quando ti ho parlato del mio mondo e tutto, ho pensato alla mia vera casa. Puoi stare lì finché le cose non sono calmate. Dice: quindi mi devo nascondere qua nel bosco? Proverò a intercedere per te per trovarti una sistemazione più adeguata. A questo punto proprio di non fare i conti con mio padre, piuttosto cerco di chiamare mia madre, oppure tipo Robin Pack, chi c'è in giro, che cerco di, diciamo, chiamare una delle barricature del boss. Tu hai una mossa apposta, che potrebbe essere quella che prendi con l'avanzamento, che è Beyond the Veil. Che qua dice chiamare il re delle fate, ma siccome in generale cercare aiuto oltre, cioè, ad Arcadia. Quindi se vuoi, effettivamente ti prendo quell'avanzamento lì. Sì, sì, pensavo di fare in questo modo. Ok, ovviamente il problema è che con 7-9 Oberon lo verrà a sapere, perché 7-9 dice... il re delle fate ti chiederà un favore.
Quindi tu puoi cercare di cercare di chiedere aiuto a prescindere. Quando lo fai, praticamente stai guardando nell'abisso. Quindi dark. Dark, esatto. Ok, per favore, gioco. 5, perfetto. Perfetto. Fai esperienza, quindi. Penso di aver ampiamente dimostrato che se si tira e si vuole fare bene, si fa male stasera. Esatto, proprio quando serve, tra l'altro. Esatto, un po' più. Allora, cos'è che volevi fare? Come fai ad aprire il velo verso Arcadia, effettivamente? Cosa si vede? Sostanzialmente agito le acque, probabilmente c'è una parte del fiume che è più calmo e meno, diciamo, sì, c'è tipo uno stagno, sì esatto, una ferma. Inizio a agitare le acque per appunto chiamare il messaggero delle fate, che dovrebbe essere Pac. Ok. Dall'altro lato del tra l'altro Mark è lì che ti guarda, tipo, non sa se scappare via o rimanere. Ed effettivamente si iniziano a venire fuori delle immagini dentro lo stagno di Arcadia. Quindi questo paesaggio bucolico, pieno di luce, colori strani, molto cangianti, con altre creature fatate che si aggirano. Solo che davanti allo stagno compare il faccione di tuo padre. Mark fa tipo un salto indietro e Oberon ti fa: pensavi che non l'avessi, che non me ne sarei accorto? No, non mi sarei mai permesso, solo non volevo disturbarti tutto qua. E visto che ormai mi hai disturbato, che cosa ti serve? Mark rimane tipo paralizzato lì dietro di te. Il povero amico qua. Ah, a proposito, per quell'altra cosa lì, sta procedendo perfettamente, avrai quello che mi hai chiesto. Mi dice, beh, ovvio. Sì. Mark ha appena fatto una grande stronzata. Deve passare almeno un po' di tempo sicuro. Chiedevo se gli potevi concedere questo asilo per il momento. Oberon alza un sopracciglio e dice: un mortale deve accettare di sua volontà. Mark ormai tra l'adrenalina, i sensi di colpa, questa visione che per lui tipo dice sto perdendo il senno, si mette in ginocchio davanti allo stagno e quasi lo dice senza sapere cosa sta dicendo. Dice: prometto di fare quello che vuoi. No, ma Mark, è troppo tardi. Scoppia a ridere dicendo: oh, mi hai portato un mortale molto, con la lingua molto lunga. Ed esce un braccio. Oh no! No, l'incantesimo. Esce un braccio che dal fiume, un braccio molto muscoloso, azzurrognolo, che sai che è di tuo padre. Sì. Afferra per la spalla Mark e lo fa cadere nello stagno e sparisce. Faccio per prenderlo, ma ovviamente non faccio neanche in tempo a... esatto. Mark, oh, cazzo. E su questo finisce la seconda sessione. No, ti ho ucciso il fidanzato. Esatto. Tra l'altro, Simon e Samantha avete un avanzamento che potete scegliere. Allora, Orlando l'ha già scelto, ha preso un'altra mossa del fatato, che è quindi oltre il velo, col quale può chiedere aiuto in Arcadia, ma rischia di rincorrere nell'attenzione di suo padre. Voi potete scegliere o di avere più uno a una statistica, o un'altra mossa del vostro libretto, o una mossa di un qualunque altro libretto, e invece nel caso di Samantha può prendere le restanti fatture, creare una fattura nuova che vuoi,
o unirti a una congrega di streghe. Se volete, okay. Interrompiamo qui, così ci prendiamo, ci avete la settimana, perché così potete vedere anche le mosse degli altri libretti. Visto che sono tanti, ovviamente magari... La mia, io avrei solo meglio. Una curiosità. Sì? Io posso prendere una... Cioè, allora, tanto alla fine le prenderò tutte, giusto? Posso scegliere solo in che ordine acquisirle, giusto? No, no, se tu giusto? prendi... No, no, se tu prendi, scegli l'avanzamento, le prendi tutte. Gli incantesimi, non le mosse. Ok, prendi le rimanenti... tu parli delle fatture o delle mosse? No, 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 in generale, proprio in generale, nel senso, le esperienze, gli avanzamenti, come li vuoi chiamare, per esempio, se io stavolta appartengo a una congrega di streghe, sì. La prossima volta, quindi, quella è andata via e ne dovrò prendere una differente, giusto? Esatto, il problema però è che le sessioni sono contate, sì. Appena uno arriva alla quinta, la sì, sessione dopo è l'ultima, sì, quindi so. Se tu fai meno esperienza degli altri, sì. Ne fai... Esatto, quindi senz'altro non le farai tutte. Sì, sì. Ok, posso farti un'ultima domanda? Sì. E praticamente, a parte se, magari eventualmente, cioè se te lo posso dire la prossima volta così... Sì, sì, no, infatti anche per Simon, Orlando è venuto fuori abbastanza spontaneamente che prendessi questa, sì, sì. Spero che la volessi effettivamente. No, sì, però sì. È anche molto utile perché puoi chiedere, cioè puoi avere le stringhe, cioè Arcadia ti può dare le stringhe sulla gente, se fai, sì, se riesci a fare 10, cioè anche con 7-9 effettivamente, quindi è molto utile. Sì, sì. Però con 7-9 Oberon non ti rompe i coglioni. invece, che palle, papà, per ogni Simon, volta. Per Simon e Samantha, effettivamente ditemelo la prossima è volta. Perché no, la mia domanda è solo vi consiglio questa. Di guardare le altre mosse, gli altri libretti, che magari c'è qualcosa che vi piace. Ma io volevo sapere, i libretti solo dei presenti no, o tutti, in generale di tutti? Di tutti, tutti. Mm. Ok, quindi tutti dico, i libretti della seconda edizione. Sì, anche Orlando poteva prendere una mossa di un altro libretto e aveva accesso a tutti i libretti. Cioè banalmente quelli... posso prendere una mossa dell'Arpia. Sì, sì, della quelli, Queen, quelli, di chiunque. Sì, sì, cioè se tu vuoi una mossa della Queen che ti fai la cricca, puoi farlo, ma anche Simon un po'. Se, però deve piacergli la cosa, ovviamente. Tanto le schede, cioè gli altri libretti sono lì sotto, li ho tenuti apposta. Quindi io direi, vi prendete la settimana con calma, perché Samantha, tu volendo puoi anche tipo inventarti una fattura. Occhio perché è l'unica che puoi inventare. Sì. Quindi io quella dici, me la volevo tenere tipo quasi da infatti ultima. Dici me la tengo per dopo quando so cosa mi serve, però per dire che quindi cioè, vi lascerei tempo questa settimana per pensarci, così mi dite che se volete un'altra mossa del vostro libretto o una mossa di un altro libretto che volete tra tutti. E no, dite, okay. Sì, contavo appunto di fallire il primo tiro di Cold, così potevo avere l'esperienza, avere l'avanzamento e diciamo, prendere al volo il potere del, esatto, dell'Arcadia. È andata proprio così, cioè, perché se no non potevi, tipo dicevi, non posso. Non so se puoi prenderle in media stress i cosi o meno, però mi sembra una cosa carina. Tipo... No, sì, sì, lo puoi fare. Vabbè. Poi, allora, sì, sì. Nel senso, se tu lo volevi fare, tendenzialmente lo potevi fare, ma era una mossa mia. Quindi sarebbe andato sì, sì. Male a prescindere, invece qua è andato male forza. Perché hai fallito, semplicemente. Sì, sì. Quindi almeno adesso ho preso una. Cioè, è colpa tua, esatto, prendo le tue esperienze. E ok, quindi se non avete altre cose da dirci, chiamerei la sessione conclusa. E quindi buonanotte a tutti chi ci sta seguendo e ci vediamo per la prossima sessione. Ciao a tutti. Buonanotte. Alla prossima.